Buonasera, benvenuti, benvenuti a Telegaleo, benvenuti a Notte Gol. Siamo ancora insieme, un lunedì, questa volta un po' più, diciamo, sostenuti nel morale rispetto alla settimana scorsa, visto come è andata la partita ieri sera contro il Brescia. Formazione sicuramente tecnicamente importante, una società che ha avuto mille più problemi che poi si sono sicuramente riversati sul rendimento della squadra, ed ecco il motivo perché il Brescia si trova attardato in classifica generale. In più dovrebbe arrivare la famosa penalizzazione, ma non sappiamo quando possa arrivare. Quindi questa sera ci concentreremo su questa partita e ci concentreremo anche su quelli che possono essere gli sviluppi di questo campionato con questa classifica così corta, così tutta da decifrare per quanto riguarda questo torneo 2014-2015. Ne parleremo con un ospite graditissimo della Ternana, ringraziamo Lorenzo Modestino appunto che ci ha permesso questa sera di ospitare Fabio Ceravolo. Buonasera. Grazie Fabio per essere con noi, il secondo gol, il gol della vittoria, lo ha realizzato lui, perlomeno io la penso in questa maniera, non come afferma la Lega ufficialmente, assegnando il gol ad una rete di Arcari. Silvano Ricci che ritorna con noi, grazie Silvano per essere insieme a noi per Buonasera. parlare di calcio, rispondi sempre ai nostri inviti quando si parla di calcio, sei in prima linea. E Luca Giovannetti, Buonasera, buonasera a tutti. rinfrancato anche lui, bisogna che faccio una cosa. Vi faccio una fotografia di Luca Giovannetti la mattina della rifinitura, quando c'è qualche problema però, perché sennò non conta. E poi vi faccio vedere la fotografia di Luca Giovannetti subito dopo la partita. Cioè ieri sarebbe stata la giornata ideale, perché avrei fatto bingo sicuramente, perché se avessi fotografato Luca Giovannetti sabato mattina e ieri pomeriggio erano due fotografie da vendere tranquillamente. Stati d'animo contrapposti. Eh sì, contrapposti, Non vorresti contrapposissimi. fare allenatore, no? Stati d'animo Squalifiche, infortuni, comincio ad abbattermi. Poi contrapposti. invece dopo, quando arriva la vittoria, cambia tutto, no? Cambia tutto lo scenario. Certo. Allora, in regia c'è Dario Brighi questa sera, ma vorrei ringraziare anche Vincenzo Vulpiani e Tonino Salvini che sono sempre determinanti, importanti per la nostra trasmissione. Se volete, ho visto che al momento in cui avete saputo che ci sarebbe stato Fabio Ceravolo in trasmissione, avete mandato 14-15 messaggi, non ricordo bene, qualcuno domanda qualche cosa, qualcuno fa anche delle considerazioni. Fortunatamente positive, quindi non abbiamo sorprese questa sera. Fortunatamente ci hai agevolato un po' il compito con il gol realizzato ieri con la vittoria della Ternana. Ma senti, ma di solito lo fa il conduttore quella che è la storia di un calciatore, però oggi così passavo qua e là per preparare un po' la trasmissione. Ma con quante squadre hai giocato? Ma quanti anni hai? 45 che hai giocato ogni tanto vedevo col Pisa, con la Regina, con l'Atalanta, cioè tante squadre. Quante squadre hai fatto? Beh, non tantissime, No? però a 27 anni, ecco, ho fatto ufficialmente quattro squadre che ricorda, cinque. Provasto, ho iniziato alla Provasto, uscito dalla Primavera della Regina, quindi nei professionisti, poi andai a Pisa, poi ritornai, ecco, alla Regina, poi Atalanta, poi di nuovo Regina e per ultimo, ecco, qui dove mi trovo adesso, alla A te. Ternana. Oh, sei in mezzo a due tuoi estimatori, Silvano Ricci da sempre è un tuo estimatore, Luca Giovannetti voglio dire, lo si può capire da quelle che sono state sicuramente nel corso di questi anni le nostre trasmissioni sportive. Luca, a tuo avviso quali perché Luca Giovannetti è così, diciamo, portato verso Fabio Ceravolo, nella considerazione su Fabio Ceravolo, una considerazione positiva. Perché l'ho seguito con grande attenzione, poi negli anni poi tutto questo è diventato più agevole grazie a Sky, no? Che consente a tutti noi, tempo e voglia permettendo, di seguire l'A e la B in maniera sistematica. E quindi a partire dalla sua seconda esperienza a Reggio Calabria, quindi dopo Pisa, l'ho seguito, l'ho visto giocare, ho visto partite intere della Regina, ho visto i suoi gol.
e poi mi è rimasto impresso un gol che segnò con l'Atalanta alla Juventus, quindi a Buffon, tra l'altro di sinistro. Allora, uno che è bravo nel dribbling, che salta l'uomo da fermo, che è rapido, che predilige il destro ma riesce a fare cose straordinarie col sinistro. Io mi ricordo ancora il cross per Gavazzi l'anno scorso a Latina, quando perdemmo ed eravamo 11 contro 9, poi Gavazzi spaccata non trovò lo specchio. È chiaro che col destro è più potente, è il suo piede preferito, però lui riesce a crossare in corsa anche col sinistro e anche a calciare. E se qualcuno se lo vuole andare a vedere, il gol che segnò con l'Atalanta contro la Juventus è su YouTube. E beh, allora io credo che sia, sono convinto che sia tra i migliori attaccanti esterni del campionato. Io credo che lui, come attaccante esterno in un tridente, partendo da sinistra e rientrando sul destro, sia, a mio avviso, in quel ruolo il migliore della Serie B, secondo me. E in un attacco a due è un giocatore comunque molto importante. Qualcuno dice che non è un bomber da doppia cifra. Io, beh, sta a 7, eh? Sta a 7, perché poi il fatto che la Lega gli abbia tolto il gol di ieri, secondo me, è veramente assurdo. Adesso poi non voglio tirare fuori i due gol annullati, il salvataggio sulla linea col Catania, quello, in quei casi la palla non è entrata. Però, insomma, ieri la palla era entrata e era stata anche frutto di un gol stupendo, con un movimento sul primo palo da attaccante di razza. Come gli dice sempre Tessera, attaccate il primo palo, attaccate il primo palo. Secondo me è il suo gol più bello in rosso-verde in questo campionato, unitamente a quello in Coppa Italia Udine, eravamo a fine agosto, un altro gol in spaccata davvero bomber. E, ma gli ho visto segnare un gol, gli abbiamo visto segnare un gol stupendo a Lanciano, quando saltò in dribbling quattro giocatori, anche lì di sinistro, la mise dentro. E gli ho visto segnare un gol l'anno scorso, due anni fa, a Reggio Calabria, una bomba dal linea dell'area, poi si tolse la maglia in un'esultanza rabbiosa. Quindi, insomma, per me nel suo ruolo è il migliore della Serie B. Silvano, condividi quanto detto da Luca Giovannetti? Cosa condividi e cosa non? Adesso parlate di Ciraulo, io l'ho detto quando non c'era. Non è piaggeria, noi siamo sinceri, insomma, se c'è qualcosa di negativo da dirlo, è vero che siamo padroni di casa e quindi non dovremmo essere, però... È il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere, bravo tecnicamente, rapido, veloce, sa andare in tutte le direzioni, dunque io credo che gli allenatori da questo punto di vista vogliono un attaccante come lui. Che poi giocano a 3, a 2 o a 1 più 1, insomma, sì, certo, se giocasse a 3 la Ternana, che lui, come dice Luca, sulla sinistra, rientra sul destro, secondo me sarebbe devastante, perché poi tecnicamente riesce anche a vedere bene l'azione, dunque anche i tempi di gioco, sa quando scaricare la palla e quando tenerla, pertanto io credo che sia il giocatore ideale. Però voglio dire, una pecca gliela vogliamo dire, dai. Sì, dobbiamo, sennò... sì, assolutamente. Questo io ho la mia idea sul... Poi... No, potresti fare più gol, nel senso che fai sempre, secondo me, anche dentro l'area, te lo dicevo prima, all'inizio, proprio all'inizio partita, il tocco in più per poi calciare in un'altra maniera, invece un attaccante calcia senza nessun timore di sbagliare, senza nessuna paura... E a volte un po' d'egoismo non fa male, secondo me. Salutare. Ti riconosci in queste analisi che sono state fatte, Fabio? Sì, innanzitutto ero circondato da troppe belle parole, mi ero un po' fastidito. No, me l'abbiamo detto quando non c'eri. No, li ringrazio a tutte e due. Sì, condivido l'ultimo commento anche che ha fatto lui riguardo alle tante occasioni che ho avuto quest'anno, che potevo sicuramente... Il bottino poteva essere più pieno, ecco. Sì, a volte essere più egoisti in aria ti comporta magari qualche gollettino in più a fine anno. Sì, essendo, come dice Giovannetti, essendo molto tecnico, a volte cerco la giocata, ecco, tecnica della sopraffina e perdo a volte il tempo di poter giocare, concludere a rete, ecco. Però siamo fatti tutti di pregi e difetti, questo è un difetto che ho sempre avuto e spero che con gli anni di limarlo, ecco, di fare sempre meglio. Gol sul primo palo, a forza di dirvelo Tessera, insomma, gli avete dato retta, ieri sì, è stata l'azione perfetta come ha sempre voluto il mister, palla in profondità con un Cesar che attacca la profondità in maniera meravigliosa e cross forte sul primo palo, io l'ho chiusa, penso, abbastanza bene. Senti, ieri nel corso di intervista a Radio Galileo dicevi
sono andato sotto la curva est ad esultare, a gioire, una sensazione particolare. Allora io te la faccio rivedere quell'azione. Io ringrazio Terni in Rete perché abbiamo estrapolato questo video da Terni in Rete, un video fatto dalla curva stessa. Possiamo andare, Dario, magari con questa curva e poi magari ci dice quelle che sono state le sue sensazioni. Sottolineato durante l'intervista, evidentemente è stata un'emozione forte. Sì, è dovuto anche all'1-2 micidiale che abbiamo fatto. È stato, come ho detto nel post partita, il minuto più bello da quando sono qui, ecco, soprattutto in questa stagione. Fare due gol in rapida successione è stata un'esplosione incredibile. Poi per di più farlo sotto la curva est è con il ribaltamento del risultato è stato proprio perfetto. Video molto, molto particolare, molto toccante, si sente, ecco, il boato della curva. Sono molto contento. E anche emozionato, mi sembra di poter capire. Ribaltare una partita in 30 secondi non è facile. Cioè, tanto non è facile mai, però voglio dire, hanno proprio veramente fa il secondo tempo in una partita piatta come era il primo tempo. Secondo me loro non ci avevano problemi. Lì è stato bravo, secondo me, il mister a cambiare la partita con due innesti che sono stati fondamentali. In modo particolare Falletti, ma insomma anche Greco, che tu sai, un altro di quei ragazzi che io stimo tantissimo, tanto perché a corsa, a gamba, a cross, a tiro. Giovanissimo, tra l'altro. Il cross del primo gol è proprio di Greco, no? Sì. È vero che c'è stata una deviazione del difensore, però il pallone è stato dato da Greco. Quanto abbiamo rischiato di perderti adesso, a gennaio? No, se abbiamo rischiato. Realmente non c'è stata mai, ecco, una decisione finale da parte mia. Anzi, la società... Ho avuto un colloquio anche con il direttore sportivo, ma l'intenzione della società era quella di rimanere qui. Ecco. Era giusto ascoltare qualche offerta che veniva fatta a qualche società, però in fondo sia la società sia le mie intenzioni erano quelle di continuare questo campionato, che da quando sto qua è il più positivo ad oggi, quindi non mi sembrava nemmeno corretto abbandonare la squadra in questa situazione. Perché veramente, al di là dei errori di percorso che si fanno comunque nell'arco di un campionato, abbiamo raggiunto un bel bottino, ecco, ad oggi siamo in zona playoff. Io penso che non c'è stata mai possibilità che la Ternana mi poteva, ecco, vendere, e io sono pienamente contento di essere rimasto. Senti, poi lascio la parola a Luca e a Silvano, che integreranno un po' quelle che sono le mie domande. Questo è il tuo anno migliore sicuramente. Diciamo, ci sono stati anche dei periodi anche abbastanza bui per te, no? Qualche critica, qualche contestazione. Quanto ti hanno fatto male e come sei riuscito a superarli? Beh sì, soprattutto, ecco, non considero comunque da gennaio il primo anno, perché poi sono stato fermo un mese e mezzo. Quindi ho fatto praticamente gli ultimi due mesi, ecco, ufficialmente. Quindi avevamo raggiunto l'obiettivo e mi ero preparato abbastanza sia mentalmente sia fisicamente per l'inizio del nuovo anno, ecco, con Toscano, che poi sappiamo che fu esonerato. Però anche lì ho avuto qualche problema con la continuità, con la costanza di giocare, con il mister stesso, con Mimmo. Sì, portavo tanta rabbia perché volevo dimostrare comunque il mio valore, perché so che la Ternana ha fatto un buon investimento nei miei confronti e volevo comunque dimostrare in campo che era stato fatto un buon investimento. Io penso che, come dici tu, sì, l'anno migliore è questo in assoluto. Continuo, ho fatto tutte le partite e spero di non fermarmi qui.
voglio togliermi grandi soddisfazioni io, e penso anche ai tifosi e alla società che mi ha scelto e mi ha trattenuto, ecco, a gennaio. Bene, Luca. Fabio, quando sei approdato a Terni, dopo poche settimane ti sei infortunato in uno scontro con Masi, credo, all'antistadio, e sei stato fuori 50 giorni, una cosa del genere. Poi, come dicevi, sei rientrato, ma di fatto hai giocato gli ultimi 2 mesi e mezzo di campionato. Nella stagione successiva, nelle prime 8 giornate, Toscano ti ha utilizzato part-time. Poi dalla nona sei diventato titolare fisso e hai giocato sempre, dalla nona alla 21esima. Poi c'è stato l'esonero di Toscano il giorno di San Silvestro, è arrivato Tesser, c'era il ritiro di Fiuggi, ti sei infortunato in un amichevole con la Berretti. Quanto ti ha frenato quell'infortunio, al di là del fatto che ti ha bloccato per quasi 2 mesi? Era il periodo che avevo trovato la continuità giusta, poi con l'arrivo del nuovo mister, conoscevo mister Tesser d'avversario e sapevo quello che voleva appunto degli attaccanti. Penso che le mie caratteristiche rispecchiavano un po' il suo modo di giocare, e mi è dispiaciuto molto perché avevamo fatto una buona parte di ritiro a Fiuggi e poi in questa amichevole è successo questo infortunio che può succedere, e quindi mi ha tenuto fermo anche lì 1 mese e mezzo. Nel frattempo il mio compagno di reparto stava agendo abbastanza bene, Gianluca Litteri, quindi era difficile, ecco, recuperare il posto che avevo perduto, però pian piano mi sono rimesso a posto, sperando che il mister poi mi prendesse in considerazione. Ho fatto diverse partite, ecco, ma sicuramente potevo essere più utilizzato, però ripeto, sono contento di quello che sta succedendo quest'anno e spero di continuare così. Allora, intanto Albano Mancini c'è sempre presente, e Luca Traversi. Fabio Ceravolo, grazie di essere rimasto a Terni, insieme ci toglieremo belle soddisfazioni. Sei un giocatore che entusiasmi la tifoseria e sa integrarti al meglio con i compagni di reparto. Avanti verso la doppia cifra. Questo è il pensiero appunto di Luca Traversi, mentre Persichini, il pocio Persichini, dice: e poi chiedere cosa ha resistito alle avanze del Trapani Fabio Ceravolo per farlo restare a Terni, se ci sono motivazioni forti, grazie, diciamo, l'abbiamo detto, no? Quello che, insomma, ti vuoi togliere soddisfazioni con la squadra a Rosso Verde. Silvano, qualcosa da chiedere, qualche curiosità da chiedere a Fabio? No, curiosità no, nel senso che è uno dei quei giocatori che a me piacciono tantissimo per il modo di giocare, dunque lo vorrei vedere sempre in campo e sempre come domenica, in verità. Voglio dire, so che non è facile, soprattutto per una punta, e quando lui è andato in difficoltà, e comunque lo capisco, nel senso che le punte poi, se non fanno gol, anche se giocano male, magari riescono a fare gol, riescono a completare un percorso anche di attenzione e anche di tempistica, magari è infortunato però riesce a fare gol, comunque riesce a fare l'assist, sono tutte cose che comunque pareggiano il fatto che non stai bene, che non stai al top, eccetera. Lui questa cosa non ce l'ha, secondo me deve giocare sempre al massimo, sempre bene, e se fa gol ancora meglio, ma se gioca bene veramente la squadra ne trae un grandissimo vantaggio. Credo che anche sul piano fisico stia in grande condizione. Vuol dire, adesso non lo diciamo per piaggeria, no, perché no, sta qui, perché poi l'abbiamo detto anche ieri, però vuol dire, nel primo tempo ha corso come un dannato e non ne ha resentito nemmeno la seconda. Il primo secondo, non so, 30 secondi quant'erano, cioè quando hai preso quella palla in verticale, voglio dire, attaccato quella palla con una rapidità, una velocità impressionante, al di là che loro, ripeto, loro è una squadra statica, che se tu li lasci giocare non giochi, cioè se giochi come loro hai perso. Dunque, fortunatamente, ripeto, noi abbiamo giocatori che possono cambiare la partita da quel punto di vista e l'hanno sfruttato. Ma caso se ne parla sempre di intensità, parla sempre di... L'intensità è quello che fa la differenza, poi dopo ci sono le capacità dei giocatori, però la velocità, la rapidità, queste cose qui... Soprattutto quello. Enrico Cicoletti dice: grande Fabio, sempre creduto in te, ora che hai trovato un grande equilibrio insieme a Felipe e al Bulgaro, abbiamo un gran tridente. Una domandina per te, ma dato che entri tantissime volte palla a terra in area di rigore puntando i difensori con la gran velocità e tecnica che hai,
non potremmo cominciare a prendere qualche rigore? E non è che non ce li danno, il problema è questo. Ciao, grande Fera, avanti così. 25 senza rigore a favore è stato singolare, eh? Anche perché 3-4 ce ne hanno tolti, no Fabio? Sì, non so se è un record. Probabilmente sì. Però l'anno scorso siamo già 26, mi sembra, a questo punto, 5-6. Sì, è strana sta cosa perché le opportunità le abbiamo avute, non penso siano state, ecco, malafede da parte degli arbitri, però... Chi li batte il rigore? In lista c'è Gigi Vitale. No, ora non ho una cosa, ma che solitamente a fine partita, adesso non ricordo però, faccio confusione, se con Tesser o con Toscano, si battevano nell'allenamento di rifinitura, si battevano i calci di rigore. L'altro ieri non sono stati battuti, probabilmente avete rinunciato anche a questo, cioè tanto non ce li danno. Abbiamo perso le speranze, sì. Le prime 10 giornate, 15 giornate di quest'anno le provavamo sempre. È vero? Esatto. Non è che una... Ci mettevamo sempre in 3-4 quelli possibili rigoristi e poi abbiamo perso la fiducia. Ecco. Quindi... L'attaccante devi battere il rigore. Beh, i rigoristi che siete tu, Viola e Vitale, credo. Sì, primo Gigi, anche perché c'è un bel due sinistri, sinistro, quindi poi c'è Nick, poi Massimiliano Fiocchi ti dà un consiglio: grande Fabio diventa più cattivo sotto porta e sono dolori per tutti, dai, alla Ternana. Alessandra Stolfi, e poi magari ci vediamo, facciamo un regalino a Fabio. Alessandro Astolfi, buonasera. La partita di domenica sera dovrebbe essere una vetrina per la Serie B. Difficilmente si vedono partite belle così in cadetteria. Questa volta c'è veramente poco da puntare alle fere. Credo che sia fisiologico quasi concedere agli avversari due palle gol e una decina di minuti. Pallino del gioco sempre in mano alla Ternana, anche se il Brescia fraseggiava bene in mediana, non ci ha impensierito. Poi così in modo eclatante. Vittoria strameritata, suggellata con... i gol dei nostri due bomber, oserei dire due gol d'autore, sia per bellezza delle azioni, sia per la coordinazione dei nostri avanti. Permettemi, dice Alessandro, di fare gli auguri a Morena Forza Fere, che allieta le nostre trasferte con ottimi, vabbè, qui si tratta di mangiare, manicaretti e con un sorriso straripante. Auguri da Alessandro, Emiliano Di Paolo, Emanuele Righi, il Trap, Bocci e Fabio Sciantella. Allora, prima Luca ha parlato di un gol che tu hai fatto alla Juventus. Andiamo a vedere questo filmatino che abbiamo tratto oggi, abbiamo trovato oggi in internet, quindi prego Dario di mandare in onda. Questa la immagine, vuole dire YouTube, quindi sono fortunatamente poi si vedono un po' meglio. Questa che partita era? Questa era semifinale playoff in Serie C1 Pisa-Monza. Qui feci il gol dell'1-0. Con tanta gente, con Biancone che ti passò il pallone, sì. Sì, allenatore era Braglia? Allenatore Braglia. Tanta gente c'era quel giorno, tantissimo. 20.000, stadio pienissimo, non si respirava quell'aria da parecchio tempo lì a Pisa e alla fine è stato un traguardo importante, abbiamo vinto la finale e abbiamo raggiunto siamo saliti in Serie B. E quindi questo è il gol, un gol importante, quello di Fabio Ciravolo, con la maglia nerazzurra del Pisa, ecco la vediamo un po' meglio, Biancone che arriva sul pallone, mette in mezzo questo pallone sul secondo palo e Fabio con il destro mette in fondo alla rete. E questo è sicuramente un gol importante. Poi avremo fra pochissimo, perché credo che... no, eccola qua. E questo invece... Questo è il gol più bello che ho fatto nella mia carriera, ecco. A Buffon. Atalanta-Juventus, fatto grosso. Il gol del 3-2. Esatto. Grosso tutto sinistro, rientri sul destro. Questo è stato il primo gol che ho fatto in Serie A con la maglia della Regina. Qui balli da una mano, balli da una mano, balli un'uscita con l'Empoli che ti ha dato una grossa mano. Olivieri era allenatore? Olivieri, sì. Camolese dalla parte opposta, mi sembra. Ma Malesani. Malesani era quello. Ah, Malesani, scusa. Che regina quella, eh? C'era anche Missy Roli, importante. I cosiddetti figli del Sant'Agata, eravamo parecchi usciti appunto...
del Sant'Agata, il centro sportivo, eravamo tutti giovanissimi. Balli, guarda che combina. Però guarda che velocità, gli prendi, sì, ci ho creduto, 8 metri. Balli voleva giocare con i piedi. Sì, però il problema non è solo Balli comunque, sì. In quella circostanza anche i difensori mi sembra. Sì, vabbè, il campo era penoso, era inzuppato, quindi difficile fare. Insomma, hai fatto gol anche a Buffon. Sì, di soddisfazione quell'anno a livello, ecco, di squadra, poi alla fine andò male perché retrocedemmo, ecco, in Serie B, però a livello personale mi sono tolto delle belle soddisfazioni segnando appunto alla Juve, poi quell'anno feci pure gol con la Roma contro il Palermo, sono gol che rimarranno sempre nei miei ricordi e i DVD sono a casa che li, un giorno spero di farli vedere ai miei figli. Certo, perché no, sono gol importanti, insomma, fatto gol a Buffon, insomma, non a un portiere qualunque. Non c'è riuscito Pazzini domenica con quella botta da 3 metri. Va bene, allora andiamo in pubblicità, poi parliamo di Ternana-Brescia, perché non possiamo non parlare di Ternana. Di Ternana Brescia, linea quindi a sintesi, in modo che commentiamo questa partita con il Brescia. Ma Fabio, come avete fatto a cambiare totalmente faccia dalla partita con il Vicenza alla partita con il Brescia? Sbagliato approccio con il Vicenza o che altro? No, l'approccio pure contro il Vicenza, a mio avviso, i primi 10 minuti non sono stati da buttare via, anzi eravamo belli pimpanti per raggiungere, ecco, il vantaggio. Poi, come spesso è capitato quest'anno, lo svantaggio a noi ci penalizza, ecco, perché a volte non abbiamo il carattere, ecco, di reagire. Infatti quest'anno raramente abbiamo ribaltato il risultato, abbiamo reagito a uno svantaggio, quindi sicuramente col Vicenza a livello caratteriale non siamo stati positivi. C'è stato un po' di tensione, tra l'altro, in questa settimana prima di Brescia, perché steccare la seconda partita in casa sarebbe stata veramente tragica. Quindi c'era un po' di tensione perché volevamo rifarci appunto dal risultato negativo di Vicenza. E per un attimo, tra primo e secondo tempo, entro lo spogliatoio si respirava un po' quell'aria, però per raggiungere l'obiettivo e per dare una scossa volevamo raggiungere il pareggio subito i primi 10 minuti. Così è venuto, ecco, al 20° grazie al gol di Felipe ci ha dato la scossa e poi il mister è stato bravo a capire cos'era che avevamo bisogno di un altro uomo davanti, evidentemente di Cesar che ha spaccato un po' la partita e abbiamo, a mio avviso, meritato il vantaggio e secondo me non abbiamo nemmeno rischiato più di tanto il Brescia, ecco. Io penso, per chi non è venuto allo stadio domenica, è stato un bel divertimento, ecco, e speriamo di regalare altre partite così ai tifosi. Ieri poi c'era anche Marco Schenardi, cioè raramente si vedono partite nello stesso viso del lettore che prima, del telespettatore che appunto diceva una partita di Serie B, e raramente si vede in giro quest'anno, sia televisivamente parlando che dal vivo. Tu anche ieri hai parlato nello spogliatoio la strigliata del mister, tu stasera hai un po' diciamo debordato, tu siete guardati via dicendo, ma che vi ha detto il mister? Beh, ci ha detto innanzitutto di continuare così, ecco, come avevamo lasciato il primo tempo, perché in fondo avevamo creato tanto e ci è mancato veramente solo il gol per dare la rimonta. E ripeto, perdere la seconda partita in casa sarebbe stato tragico, quindi il mister, anche con le sue mosse tattiche, ci ha dato forza e ci ha fatto capire che dovevamo ribaltare il risultato. Io penso che il mister sia abbastanza esperto sotto questo aspetto e ci ha dato una grossa mano, anche con le parole, perché a volte le parole possono fare male, ecco, una strigliata, pur che sia costruttiva, però a volte qualcuno può prendere in modo negativo, però lui è stato molto bravo, soprattutto con le parole, e merito anche suo se abbiamo vinto questa partita.
Abbiamo visto intanto il gol di Fabio Ceravolo. Io continuo a dire il gol di Fabio Ceravolo, non so come la pensate. Vabbè, Fabio lo immagino come la possa pensare, non so come la pensi Luca, come la pensi Silvano. La penso come la pensano tutti i giornali sportivi e nazionali e locali e tutti i siti che hanno la Gazzetta? Solo la Gazzetta no, ha scritto quelle che. La Lega segue la Gazzetta praticamente. Non lo so, per me il gol è assolutamente di Fabio. Vabbè, 6 o 7, moralmente il gol è suo, secondo me anche doveva essere attribuito a lui, la Lega ha deciso diversamente, ne prendiamo atto. Questo non cambia nulla però nella sostanza, né per quanto riguarda il suo gesto tecnico, né per quanto riguarda l'importanza di quel gol che ha regalato 3 punti preziosi alla Ternana, tanto preziosi quanto meritati, perché io credo che davvero non ci sia discussione sulla legittimità del successo rossoverde. Domanda per Ceravolo sulla partita, sia da parte tua e poi sentiamo le considerazioni di Silvano sulla partita stessa. Senti, nel finale del primo tempo, ma lo diceva prima un amico internauta, concedere 10 minuti e 2 occasioni al Brescia è fisiologico, no? Perché insomma, andiamo a vedere chi è il Brescia, Bentivoglio e Sesto a centrocampo, Corvi e Caracciolo davanti, poi è entrato Sodigna, quindi insomma giocatori molto importanti. Nel finale del primo tempo... Stampo grasso Sodigna, Sì, lo lasciamo a sinistra, eccezionale. No, madonna, quella palla incredibile. Ha fatto quell'1-2 in area di rigore. Dicevo, nel finale del primo tempo, e ribadisco, 10 minuti concessi al Brescia secondo me sono fisiologici. E ci possono stare le due palle gol. È stato un problema dettato dalla foga, cioè la voglia di provare a recuperare prima dell'intervallo, oppure vi siete un po' allungati e magari Ben Ali in mezzo al campo ha avuto più tempo e spazi di giocata, quindi più un problema psicologico o tattico? Ne abbiamo parlato stamattina col mister, di consueto dopo la partita di domenica, e io penso sia stato più a livello tattico, perché i primi 20 minuti, 25 minuti Ben Ali, se ci avete fatto caso, era comunque pressato da me, perché il mister mi ha chiesto di fare quel tipo di lavoro in fase di non possesso. E infatti io ti avevo detto, tu dicevi ci sarebbe andato Venatti, io dicevo no, più c'eravo. E poi quell'intensità non sono riuscito, ecco, a tenerla, perché comunque quando termino un'azione offensiva e loro ripartono subito non è facile prendere Ben Ali. E ci sono stati quei 10 minuti che loro sul palleggio ci hanno messo in mezzo, ecco, centrocampo, tant'è che anche Davide, parlando in campo con Gavazzi, volevamo qualche accorgimento tattico anche da parte del mister tra primo e secondo tempo. La sua decisione del mister è quella di mettere appunto Faletti dietro le punte per tenere a bada il mediano loro. Io penso sia stato, ecco, un problema tattico che poi alla fine abbiamo trovato la soluzione e abbiamo creato tanto e abbiamo concesso poco a loro. Sono loro che non hanno trovato la contromossa su Faletti poi. C'è da dire. Erano 2 allenatori in panchina, nel senso Giunta e Javorčić. Di figura, Javorčić in un altro serino era allenatore ufficiale. Oh, secondo me c'è stata... Allora, ribadisco, la vittoria è strameritata e che forse il 3-1 avrebbe addirittura fotografato meglio l'andamento del match. Detto questo, dico anche che la Ternana ha avuto un pizzico di fortuna in 2 situazioni, le 2 palle gol del Brescia sul fine del primo tempo, il tiro di Bentivoglio che ha praticamente, come si diceva un tempo, fatto la barba al palo, quindi sfiorando il legno alla sinistra di Brignoli, e quell'altra palla sulla quale non sono arrivati spaccata dai nostri difensori, e non mi ricordo Caracciolo. E Caracciolo, e ok. E poi c'è stato un altro elemento che ha avvantaggiato, ma ricordiamoci che Fabio ha sfiorato il gol dopo 15 secondi nella presenza della partita, e che subito dopo lo 0-1 siamo andati vicini al gol con un colpo di testa di Eramo, tra l'altro secondo me splendido il cross di Jans, e bravo anche Eramo, ma è stato bravo anche Arcare a opporsi. E poi c'è stata anche quell'altra situazione in cui Viola ha calciato di sinistro e c'è stato un salvataggio, non dico sulla linea, ma mezzo metro davanti alla linea. Quindi noi avevamo comunque avuto subito 2 palle per arpionare l'1-1. Detto questo, un altro elemento che ci ha agevolato è stato l'infortunio di Zambelli. Al di là del valore di Zambelli, che comunque è un giocatore che non scopriamo noi, credo che abbia 300 partite da Serie A e Serie B, francamente mi ha un po' sorpreso la mossa tattica di Javorčić.
perché secondo me sarebbe stato più naturale abbassare sulla destra Sestu, che non è un terzino di ruolo, ma ci può stare in una situazione di emergenza, cioè potrebbe accadere alla Ternana in una situazione analoga di abbassare Cavazzi terzino, no? Per rendere l'idea, anche se poi Sestu ha caratteristiche diverse rispetto a Cavazzi, e sarebbe stato più ragionevole secondo me lasciare Scaglia a sinistra. Invece il Brescia, facendo una cosa che io davvero tuttora non comprendo, la partita l'ho rivista chiaramente, quando è venuto il cambio mi sono detto ma che succede, per un attimo non capivo, ha messo Colì a sinistra e ha spostato Scaglia a destra. E da quel momento in poi noi sugli esterni abbiamo davvero divelto la resistenza avversaria. Io credo che l'infortunio di Zambelli in primis e una mossa tattica di Javorcic che continuo a non capire, e ci ho dormito sopra e ho visto la partita, in qualche modo ci abbiano agevolato. A me sinceramente me ne frega un po' poco. No, però voglio dire, per dare anche una chiave di lettura, poi al di là del fatto che Crecco sfondasse a sinistra, Falletti si allargasse a destra, Gavazzi si sovrapponesse, cioè noi sugli esterni abbiamo vinto la partita in pratica, no? Sì, sì, come diceva pure Ivano, la contromossa noi l'abbiamo trovata, ed è stata decisiva, ecco, il Brescia non è riuscito a capire le nostre intenzioni e lì è stato comunque anche la vittoria comunque che abbiamo raggiunto e merito anche dell'aspetto tattico. Io credo che anche che Tessari sia stato anche bravo, l'ho detto, ne abbiamo parlato con l'allenatore durante nella parte finale della lunga intervista che mi ha rilasciato lunga, il solito consueto, lungo sì, metraggio. Interrogatorio, perché aver piazzato Russo come centromediano metodista come schermo frangiflutti davanti alla difesa secondo me è stata la mossa giusta. Allora, in genere non si attribuiscono voti a chi gioca un quarto d'ora, io che ho curato le pagelle per il Corriere dell'Umbria gli ho attribuito un 6,5. Non mi sei piaciuto sulle pagelle, te lo dico, non mi sei piaciuto granché, poi discuteremo magari se privatamente. Però dicevo, secondo me un quarto d'ora straordinario di Russo, non ha sbagliato nulla, ha arpionato un paio di palloni ma proprio in fase di interdizione, ha schermato tutto, ha provato a rilanciare l'azione, l'ho fatto sempre di prima, e a volte un giocatore anche in un quarto d'ora dà un contributo fondamentale. Certo. Era un momento importante quello della partita. Ha fatto quello che doveva fare, l'ha fatto nel migliore dei modi. Senti, una domanda a Fabio sulla partita, la vogliamo fare? Manda Fabio se vuoi chiarirti qualche idea, magari ti sei fatto sulla partita di ieri. No, poi naturalmente poi quando fatto Fabio una non ci sarà, noi faremo un approfondimento sulla partita di ieri. Io guardando la partita del primo tempo ho visto che loro hanno fatto 30 passaggi consecutivi senza che noi minimamente, cioè non è che abbiamo abbozzato un pressing, è vero che lo facevano a centrocampo e la possono anche tenere lì, però già vincevano 1-0. Dunque io credo che quello è un po' il male nostro, quando noi ci adagiamo alla squadra avversaria la Ternana secondo me non c'ha grossi margini per... Beh, la proprietà di palleggio del Brescia era sicuramente maggiore, però ce lo sappiamo, no? Cioè, certo. E credo che ce lo sa il mister, ce lo sanno loro. Giustamente, come dici tu, se non vai ad aggredirli... Loro continuavano a fare questi passaggi, questa rotazione di questa palla che faceva praticamente nei 40 metri del centrocampo all'indietro e tu non la beccavi mai, dunque diventa difficile giocare, poi ti scoraggi. Lì serviva qualcosa di importante, il mister secondo me l'ha azzeccato, le mosse completamente, al di là ha cambiato proprio ritmo, senza togliere niente a chi ha giocato prima. Voglio dire, la Ternana poi non è una squadra secondo me che ha personalità a centrocampo, grandissima personalità per imporre il gioco, e pertanto deve giocare nella profondità guardando gli aspetti di alcuni ragazzi che ce l'hanno proprio naturale. Dunque il gol che ha fatto Ceravolo, ma l'azione che è stata fatta, al di là è il suo, non è il suo, vabbè, non c'è, in questo non momento non ce ne può fregare meno, nel senso che, no, lui sì, però lo voglio dire anche a noi, ma insomma sì, l'importante è che abbiamo fatto un'azione perfetta. Chi era? Non mi ricordo. Gavazzi che dà palla in profondità, attacca lo spazio, fa un tocco, mette palla sul primo, lui arriva con due uomini che lo vanno a chiudere, chiude la palla di prima sul primo palo, cioè la palla va dentro. Cioè, voglio dire, queste sono cose veramente che si studiano durante l'allenamento e guarda caso è riuscita perfetta. Dunque, oppure anche il primo palo, al di là delle deviazioni, il gol che ha fatto Venatti,
Però voglio dire, comunque ci è arrivato, la messa l'hanno toccata benissimo, cioè è finita. Comunque lui poteva arrivare sia in avanti che all'indietro, anzi per un attaccante è più difficile andare all'indietro piuttosto che in avanti. Certo. Dunque, e lui ha fatto un gran gol. Ha fatto un gran gol perché è tornato indietro, ha arpionato quella palla, vicini poi sul sinistro ce l'aveva. Dunque, quella è la sua giocata. Sì, credo che sia la giocata sua naturale. Durante gli allenamenti non lo sbaglia mai. Ce l'ha abbastanza naturale. La chiude in una maniera incredibile col mancino, col suo piedone lungo e molto... Sì, poi gli avevano lasciato anche un paio di metri, mi sembra. Sì, però un po' l'ha perso, però è stato molto bravo. Non è facile chiuderla in quel modo, perché a volte... No, perché la palla è tornata all'indietro, lui ha fatto un passo all'indietro e ha chiuso la palla col sinistro, il palo lungo. Ha fatto un secondo tempo, secondo me, straordinario, per intensità, per le giocate. Ma tutti, perché il secondo tempo, io l'ho detto prima, forse non eravamo collegati, ma insomma l'hai detto, ti è piaciuto più il secondo che il primo? No, quello sicuro, però voglio dire, al di là del risultato, anche il primo, secondo me non è stato brutto il primo tempo. Il primo tempo secondo me non ci siamo adagiati troppo, abbiamo seguito le orme loro e era una partita abbastanza piatta, e se tu la fai piatta col Brescia secondo me hai solo da perdere e niente da guadagnare, perché loro sono più esperti, sanno fare il fallo, sanno stare per terra, sanno una serie di cose che insomma sappiamo tutti come funziona, e devo dire che noi ci eravamo adagiati a quei ritmi che secondo me non possono essere i nostri, perché noi dobbiamo cambiare ritmo costantemente se vogliamo andare al tiro, andare al gol, insomma andando al tiro, poi dopo se fai gol o meno questo è da vedere, però tanto per arrivare al tiro devi avere un po' di brillantezza in più. L'ha fatto a volte Vitale, ma insomma ha sbagliato anche diversi cross. Vitale è cresciuto dopo l'intervallo, cresciuto in maniera No, dopo l'intervallo sono cresciuti tutti. Ma in particolare Vitale. La cosa basilare, secondo me, chi ha frammentato e ha cambiato la partita è stato Falletti. E anche Greco a sinistra. Sì, sì, ma io questo ne sono convinto. Ma... Allora, poi magari approfondiamo nella seconda parte, quando, perché Fabio fra un po' se ne va, ci lascia purtroppo, quindi... Senti, stai ricevendo veramente stasera, credo che tu e Bocino abbiate ricevuto tutti questi messaggi. Enrico Cicoletti dice: grande Fabio, ho sempre creduto in te, ora che hai trovato un grande equilibrio insieme a Felipe. Questa l'ho letta, credo. Sì, l'ho letta. Sì, non è che non l'ha mandata due volte. No, sono io che l'ho letta. Alessandro De Videe dice: grande Fabio, alla presentazione in comune ti ho detto che avevo scommesso che avresti fatto almeno 8 gol. Ho vinto una cena con un tuo detrattore. Quindi ci sono anche questo detrattori. Personaggio me lo ricordo. Te lo ricordi, eh? Forza Fabio, che arrivi in doppia. Anche Marco Bernabei dice: grande Fabio, sono contento che tu sia rimasto a Terni. Stai facendo una grande stagione. Io li leggo anche prima, quindi non ricordo se l'ho letto o meno, però credo questo non lo abbia ancora letto. Stai facendo una grande stagione come tutta la squadra, cerca di continuare così, che con te, Avenatti, Bocino, Veduganzic abbiamo un parco attaccanti di non poco conto, quindi forza Fabio, ti voglio vedere in doppia cifra, un saluto anche a noi, grazie. Fabio Cresta, buonasera Ivano, qui forse probabilmente su questo messaggio potremmo un attimo riflettere, o meglio tu potresti illuminarci a tal proposito. Buonasera Ivano, anzi a tutto lo studio, sono sempre stato convinto che far giocare Fabio più vicino alla porta e non largo lo avrebbe avvantaggiato in fase realizzativa. Sta facendo gol da attaccante d'area, solo un consiglio da ex portiere: tira anche di punta, insomma un po' alla calcia a 5, sarà poco estetico ma ruba il tempo di intervento. No, posso dire che con Tesser sicuramente quanto riguarda quest'anno, vabbè, a parte la vena realizzativa è aumentata, però ho avuto tante occasioni e mi fa sentire più da un attaccante d'aria, da gol da rapina, cosa che negli ultimi anni non lo sono mai stato e non mi vedevo sotto questo aspetto. Ero più un attaccante esterno o adattato, o addirittura una seconda punta dietro le punte, attaccando le profondità. Gli ultimi gol che sono arrivati sono gol da attaccante. Parli anche di quello di Pescara? Sì, assolutamente, ma anche gli altri, lo stesso Pescara all'andata. Quei gol
solo negli ultimi anni l'ho fatti, poi sono stati ecco gol di contropiede, tecnici. Comunque ringrazio anche il mister che quest'anno mi ha fatto sentire ecco, una punta più d'aria, tant'è che le occasioni ogni giornata arrivano e spero di essere più concreto. Mentre la curiamo, Paolo Vitali, in settimana avevo detto che la coppia Venati-Ceraulo non era niente male, più che altro, dice Paolo Vitali, mi preoccupa Viola, speriamo che a Bologna si riprenda. Antonio Bartolini Laudi, ciao Ivano, un grazie a Fabio e a tutti i ragazzi per la splendida prestazione che ha permesso di battere le rondinelle, e voglio rivolgere un pensiero per i Galacticos dell'Umbria, del Nord, che non disperino che per la Champion fanno ancora in tempo. Un saluto rosso verde a tutti. Federico Liti, una vittoria in rimonta alla prima credo e 3 punti che potrebbero significare una svolta per la Ternana, soprattutto dal punto di vista del morale, dal momento che 25 minuti prima della fine eravamo sull'orlo della seconda sconfitta consecutiva in casa, stavolta immeritata, e con l'incubo di andare a Bologna tra 7 giorni a casa della favorita. Una domanda per Fabio, viste le squadre che ora ci precedono in classifica, ma i playoff secondo te sono davvero così raggiungibili? Se la società ci avesse messo un attimino un fermino, ma si gioca a 3-7, no, a briscola, metti un fermo, e così qui, se avesse messo un fermo con un acquistino in difesa soprattutto, perché poi vuol dire, è facile criticare, ma ieri la squadra in difesa mancava di 4 elementi, ma si è comportata anche bene, credo, e poi 2 di questi 3 elementi sono giovani, perché Meccariello è giovane, non guardiamo che gioca da 2 anni in Serie B, ma Meccariello è un giovane. Valiente, 19 anni compiuti a dicembre, e nasce centrocampista. Cioè, Fazio giocava in un ruolo non suo, perché effettivamente a destra poi ha usato anche di più, no? A destra, forse anche per quella situazione che diceva Luca, che erano cambiati un po' l'atteggiamento difensivo, quindi sulle fasce del Brescia. Però insomma, se ci avesse messo magari un fermo, probabilmente qualche, non dico pensierino, perché poi lo diciamo sempre, non bisogna guardarsi alle spalle, però se stai lì alla fine te la giochi. No, l'importante è giocarle le partite, giocarle alla pari, poi puoi vincere, puoi perdere, però tanto tu hai alcune potenzialità ce l'hai. Secondo me non è una grande squadra la Ternana che può competere con... Però tante altre squadre non è che ci sono. Però ecco, appunto, il Bologna. Carpi, ma no, ma anche lo stesso Carpi non è una squadra dei fenomeni, no? Non mi sembra. Però voglio dire, la compattezza, e poi quando ci credi cambi tutto, comunque loro ci credono in questo momento. Secondo me soltanto Bologna, Catania e Livorno sono nettamente superiori rispetto alla concorrenza. Sì, anch'io il Livorno ho detto che per me era la squadra più forte dopo che ci ha fatto 4 gol qui a terra. Adesso forse in questo momento con gli acquisti di gennaio il Bologna è superiore, il Catania ha comprato tutti i giocatori esperti di categoria, ha abbandonato il filone argentino, e comunque c'erano grandi giocatori in quella colonia argentina, Monzon su tutti, e ha puntato sulla linea italiana. Tolte queste 3 squadre che guarda caso sono le 3 retrocesse dalla A, e quindi insomma fisiologicamente rivestono il ruolo di favorite, al di là del fatto che il Catania per risalire la china dovrà fare tantissimi punti. Io dalla quarta teorica posizione in poi vedo un grosso equilibrio, non sto dicendo che la Ternana sia la quarta forza del campionato, non lo dico perché non lo penso, ma credo che per un 7º-8º posto se la possa giocare. Il problema è che se tu sai, tu società, che Bastrini ha problemi di pubalgia, che Ferronetti ha problemi analoghi, li sta superando, però poi comunque non sai quello che ti può dare, è in cappa in qualche problema muscolare, cioè poi sono giocatori strutturati, quindi se saltano qualche settimana di allenamento poi ne risentono a livello di condizione, perché una cosa è la guarigione clinica, altra cosa è il ripristino di una condizione ottimale. Insomma, ai Masi fuori, credo Masi tornerà ad allenarsi a parte venerdì, nota di servizio, però probabilmente non sarà pronto prima della fine di marzo. Insomma, con un lungo degente come Masi e con 2 altri cotitolari che comunque devono convivere con delle problematiche piuttosto serie, sebbene intermittenti, un difensore in più avrebbe fatto comodo, anche perché ti avrebbe consentito di liberare tra virgolette Valiant per la mediana a centrocampo. Sentiamo Fabio, insomma, la risposta a questo amico, ma i playoff sono davvero irraggiungibili? Il calcio è anche questo, la settimana scorsa tutti a parlare, tutti depressi, tutti sconsolati, e questa settimana sono cambiate
è sempre stato un po' così, in tutte le piazze. No, la cosa che spicca di più quest'anno è un po' la classifica anomala, ecco. Negli ultimi anni non mi ricordo una classifica così corta, tant'è che a 6 punti veramente ti ritrovi a essere all'ultimo posto come ti ritrovi a essere al terzo posto. Quindi gli altri anni c'erano sempre 2 squadre, una quasi già retrocessa e un'altra quasi sull'orlo del baratro, ecco. Quindi partiamo dal presupposto che c'è una classifica molto strana, però finché si possa parlare di playoff, secondo me, l'ho detto anche in altre circostanze, è positivo. Ciò significa che ci troviamo sempre ridosso, una posizione tale da poter raggiungere sia i playoff o comunque una posizione tranquilla e serena. A mio avviso ad oggi è inutile nasconderci, però dobbiamo rimanere con i piedi per terra, perché non so se è stato un caso, tutte le volte abbiamo parlato di playoff abbiamo steccato sempre. Adesso il calendario ci offre una partita molto difficile fuori casa con la seconda della classe, ma sulla carta a mio avviso è la più forte, quindi sarà molto dura. Però come è successo quest'anno, di vincere con le... Siete imprevedibili, sì, molto imprevedibili. Una squadra molto strana che vince fuori casa con grossa facilità. A volte abbiamo veramente offerto le prestazioni importanti e a stento riusciamo a vincere in casa. Ora questo trend col nuovo anno pare sia cambiato, ecco, abbiamo vinto 2 partite su 3 in casa, quindi speriamo di continuare così. I numeri dicono che la Ternana è quarta per rendimento esterno alle spalle di Bologna, Carpi e Pescara, e quindi è la quarta squadra in termini di punti ottenuti fuori, e come il Pescara, che invece è terza per rendimento esterno, è l'unica squadra del campionato ad aver raccolto più punti fuori che tra le mura amiche. Addirittura nel caso della Ternana 18 punti nelle trasferte e 16 nelle gare a Liberati. Di contro, purtroppo, è penultima per rendimento interno proprio davanti al Pescara. Quindi quando la squadra è quarta in trasferta e ventunesima in casa, la discrepanza è lampante. Poi un altro dato: 9 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte. Pochi pareggi quando siamo alla 25ª giornata. È vero che i pareggi con la regola dei 3 punti pagano poco, tra virgolette, però insomma, se è accettabile secondo me il numero delle vittorie, 9, al di là della distribuzione anomala per cui 5 sono arrivate fuori e 4 in casa, ma globalmente ci possono stare le 9 vittorie, diventano un po' tante le sconfitte, 9, soprattutto le 5 in casa. Sarebbe bastato pareggiare un paio di quelle partite in casa per avere 2 punti in più e a questo punto essere sesti. A volte il punticino in casa, e mi viene in mente il rigore negatoci contro il Lanciano, fallo di Mammarella su Diop al 95esimo, per dire, il punticino in casa intanto ti evita di perdere, ti dà un punto in più. Guardiamo con le dirette concorrenti. Con le dirette concorrenti. Ad esempio il Lanciano, che in questo momento è alla pari con la Ternana. Certo. E poi voglio far notare una cosa: siamo ottavi, adesso a Bologna andrà come andrà, non è matematico che si perda, ma andiamo in casa della squadra più forte del campionato, che ha raccolto 5 vittorie e un pareggio nelle ultime 6 gare. Secondo me non partiamo battuti in assoluto, però al di là di come vada a Bologna. È ora che ci metta una bella P sul rullino. Comunque, al di là di questo, voglio dire, poi comunque ci sono ancora 16 partite. A oggi la Ternana, il punto non è tanto che sia ottava, è che è a soli 4 punti dalla quinta. Lasciamogli dopo queste considerazioni, quindi, che va via Fabio. E allora, siccome noi tutte le settimane per l'ospite c'è Maurizio Bonifazi che realizza una bella cosa, secondo me, non so se hai avuto modo mai di vederla, diamo spazio. Oggi me l'ha preannunciata telefonicamente, Quindi sta ringraziando Maurizio Bonifazi e saluto. Ecco come ha elaborato l'elaborazione di Fabio Ciravolo. Quindi ringrazio Maurizio molto. Ti vede in questo modo, mi l'ha scritto anche, ma dico, ma scusa, ma... vestito da bugia da boxer, sì, che io non ce l'ho. Io ho detto, ma come mai? Aspetta, perché te lo dico, perché mi ha dato la risposta pure, ma non è difficile, lo trovo. Però beh, comunque l'esultanza di Pescara è stata scarica di adrenalina, vero Fabio? Sì. Sì, è molto rabbiosa, però è stato il gol del 2-1 a 20 minuti alla fine, è stato un bel uno sfogo, ecco, positivo, e
anche perché in quel periodo erano gli ultimi giorni di calciomercato, quindi c'era anche un po' di tensione sotto quell'aspetto, però poi è andato per il meglio. Hai detto che ti ha messo in quella maniera perché ti vede un lamascella alla Stallone. Questo è quello che è, così ti interpreta appunto. Molto simpatico, lo ringrazio. Maurizio Bonifazi, che ringraziamo veramente. Molti ci hanno fatto la cover, cioè molti, non so, i giocatori, non so, ma diversi amici hanno fatto la cover su questi lavori appunto del proprio telefono, sui disegni, su queste creazioni appunto di Maurizio Bonifazi. Ma io su un telefonino c'ho un viola, sull'altro mentre c'era Aura, sono a posto. Quindi stai a posto. Sono proprio... Non avevamo dubbi. Non avevamo dubbi. Non puoi paragonare. Non avevamo dubbi. Vabbè, su quello. Davide Rossi, a proposito di Bologna. Ci avevano un grande saluto a tutti voi. Finalmente sabato vedrò le fere al Dallara, essendomi da anni trasferito a Bologna. Quasi tutti i bolognesi ci stanno snobbando. Soccia, dobbiamo aver paura anche della Ternana? Quanto sarebbe bello, dice Davide, se le fere come circa 10 anni fa, e noi c'eravamo, 3-2, gli escrocchiassero 3 pere a casa loro. Sabato tribuna... Basta una, dai. Una. 1-0. Tribuna A, fila 17, posto 18, presente a gridare forza fere in mezzo ai magna Turtlen. Questo è Davide Rossi, quindi, che già preannuncia la sua presenza in quel di Bologna. Maurizio Seri, con questo chiudiamo, poi magari vediamo qualche cosina su Fabio. Ciao Ivano, complimenti a Fabio non solo per il gol di buona fattura, ma più in generale per la prestazione di ieri sera. Una domanda per Fabio, mi sorge spontanea, come direbbe qualcuno: questa Ternana è Avenatti dipendente? Beh, se andiamo a vedere appunto i fatti, dicono così, però io penso che la forza di questo gruppo quest'anno, a parte la giovane età, ecco, che penso siamo la squadra più giovane della Serie B, la spensieratezza proprio che ha questa squadra, ecco. La voglia di emergere dei giovanissimi come Martin, lo stesso Meccariello, io penso che possiamo quest'anno toglierci soddisfazioni. Per quanto riguarda Felipe, è evidente che ha fatto gol decisivi, ha portato tanti punti alla squadra, ma penso che il merito sia anche alla squadra che lo aiuta, ecco, a realizzare questi gol decisivi. E quindi senza di lui in campo non si vince, afferma Maurizio Seri. Per fortuna è stato quasi sempre presente, mi pare che tanto tu, vero Ciraulo, quanto Bocino, avete un'ottima intesa con Felipe, è così? Ti trovi bene con Felipe? Sì, io che Valeri abbiamo caratteristiche diverse, però nello stesso tempo simili, ecco, diverse da Felipe. Lui è più una prima punta, molto brava tecnicamente, molto mobile, ecco, rispetto alle tipiche prime punte. Però io penso che sia io che Valeri ci completiamo con Felipe. Quanto è cresciuto Felipe rispetto all'anno scorso, a tuo avviso? Beh, io penso in modo esponenziale, sì, è incredibile. Io l'ho visto tutto l'anno, mi ricordo benissimo il primo giorno in cui arrivò. Secondo me, per chi viene da lontano, l'anno di ambientamento è fondamentale. Io pensavo non lo fosse, ecco, che potesse essere più semplice adattarsi a un campionato italiano, però il campionato di Serie B italiano è molto, molto difficile. Al di là se uno è bravo tecnicamente o meno, ci vuole molto carattere, agonismo, e lui, ecco, i primi mesi non ce l'aveva. Comunque è migliorato in una maniera pazzesca. Un fatto fisico, secondo me, è cresciuto tanto fisicamente. Sì. Quest'anno il ritiro si è messo in testa di correre e di migliorare sotto quell'aspetto. I risultati si vedono. Era arrivato già preparato, Sì. Molto asciutto. Asciutto, sì. E poi vabbè, ci auguro a tutti buon San Valentino, naturalmente buon San Valentino anche a Fabio. Grazie. Senti, una divagazione dal tema calcio. Se ti dico Ligabue, che è il tuo cantante preferito? No, però mi piace. E la tua canzone preferita qual è? Ci sei sempre stata? Di Ligabue? No, Piccola stella senza cielo.
No, perché ho sentito, ho visto una cosa con questa colonna sonora, un bel video, un bel filmato. Ah, ok. Lo sappiamo io e te, dai. Cioè, lo sappiamo, abbiamo visto io e te. Sì. E quindi avevo questa curiosità. Beh, anche quella è molto bella, quella canzone di Gabor. Sì. Facciamo vedere qualche fotografia, togliamo un po' di impaccio. La vita mediana, di impaccio. No, la vita mediana non era sua. Fuori ruolo. Ecco qua, togliamo la banda e allora ci vediamo un po' di fotografie di Stefano Principi relative appunto a Fabio Ciraulo. Ecco quando te l'ha salvato sulla linea? Sì. Questa che è la partita con... Col Catania. Col Catania, sì. Come si chiama? Rinaudo. Rinaudo è andato a prendere la palla sulla linea. E poi dopo Russo ha colpito il palo. Sì. Allora, queste sono tutte le foto, possiamo andare, magari quando troviamo una particolare ci fermiamo, però... È giusto magari andare così a vedere queste fotografie che riguardano proprio Fabio. Il rammarico più grande di questo campionato tuo qual è stato? Personale? In questo momento, personale, sì. Rammarico? Sì, nel senso, voglio dire, l'occasione più grossa magari che non sei riuscito a sfruttare. Beh, la cosa che ho notato quest'anno è che non c'è stata mai una partita... che non è stata sofferenza fino al 95esimo, ecco, un risultato... Un attimo qui che voglio ritornare un attimo indietro, sì, vai. Col doppio vantaggio non c'è mai stato e quindi e le occasioni per chiudere le partite ne abbiamo avute parecchie, comprese io, quindi penso che a Pescara, dopo aver fatto il 2-1, ho avuto l'occasione per chiudere la partita, il pallonetto. Poi a Bari, quando vincemmo 1-0 con gol di Felipe, primo tempo ho avuto un'altra occasione per raddoppiare. Quest'anno purtroppo ci sono state tante occasioni che potevano andare meglio. Potevi stare in doppia cifra, sì, insomma. Sì, sì. Ah, beh. Con qualche rigore magari in più fanno sempre testo, ecco, per non per è mai troppo tardi. Certo. Non è mai troppo tardi, possiamo ancora farcela. La fotografia che state vedendo è una fotografia scattata nel ritiro, dove eravate stremati, finiti, si era nel Trentino. Andiamo avanti ancora. Insomma, sono belle fotografie queste di... Sì. Questa pure col Cittadella, no? Sì, le possiamo vedere, voglio dire, tanto una cosa le immagini si commentano, credo, da sole, no? Questa è Bari, ma è l'anno scorso, sì. Qual è la squadra... Hai già detto che il Bologna era più forte sulla carta, siamo credo tutti d'accordo. Volevo chiederti un'altra cosa invece. Ah, qui il rigore dato a Perugia. Senti, non abbiamo avuto l'occasione di parlarne di questo aspetto. Del Perugia? Sì, di questo fallo. Il doppio fallo di Goldaniga, giusto? Pure Comotto ci mettere dentro perché lì è stato. Sono stato, ecco, blindato dai due difensori. Ma il rammarico più grande è perché abbiamo subito un rigore da parte del Perugia inesistente, non vedo perché questo non poteva esserlo. Infatti eravamo già sull'1-1, sì, 1-1. Sarebbe stato quindi, il potenziale rigore della potenziale vittoria. Sì. Vabbè, che stavi dicendo, Luca? No, la squadra che ti ha impressionato di più, perché tu le hai giocate tutte, finora, tutte 25, e il difensore che ti ha colpito, che ti ha impressionato di più? Devo fare un... A me è piaciuto molto Ferrari del Crotone, che è un giovane. Che fai? Suggerisci? Fai la domanda e io la risposta. No, perché lo sto vedendo adesso nella foto. Ferrari e Zampano. No, vabbè, per quanto riguarda la squadra, io penso che la classifica conta poco. E io penso che anche il Crotone, che in fondo alla classifica, fa un bel calcio. Soprattutto in fase offensiva, ha rispecchiato un po' i suoi standard negli ultimi anni. C'è un'idea di gioco, secondo me gioca bene. Questo è il palo con Cittadella di testa. Sì, esatto. Anche il Brescia sul piano del palleggio penso non ha uguali. Per quanto riguarda il difensore, l'ho incontrato due partite fa, che tra l'altro ci abbiamo giocato insieme, che è Manfredini, che lui tornava da... non giocava da tanto tempo, però... ce l'ha fatta vedere mai. Sia lui che dietro camisa hanno fatto un bel lavoro. Eh sì, è stato un bel acquisto. E pensare che era fermato parecchio tempo. Sì, sì. Però si vede la qualità del giocatore di categoria superiore.
Allora, siamo quasi in chiusura. Ma anche l'umiltà che mette quando gioca, perché voglio dire, Manfredini non è, cioè, non è l'ultimo arrivato, no? Pure un grande sacrificio su ogni pallone. Questo è importante. Importante pensare anche che non ragazzi, veniva dato in formazione. Doveva giocare Gentili, che secondo me è un altro buon difensore. Poi ha giocato Manfredini. Però ha giocato Manfredini e insomma è stato davvero, davvero bravo. Senti, Valeri è in Bulgaria. Mi ha chiamato oggi. Ti ha chiamato? Ti ha detto? Mi ha chiamato, era incredulo pure lui sul fatto che sia uscito l'articolo dalla Lega dicendo che il gol è attribuito l'autogol ad Arcari. E lui era incredulo, dice non ci pensare, tanto sappiamo tutti che il gol l'hai fatto tu. Sì, ha detto che fra 10 giorni lo ritroveremo qui, si sta curando lì, farà allenamento lì, quindi quando arriverà qui sarà già pronto per l'uso, ecco. E quindi speriamo si riprenda presto perché abbiamo bisogno anche di lui. Bene, abbiamo finito. Posso chiedere una valutazione? Perché dagli allenamenti è molto difficile, no? Poi se uno fa l'allenatore di lavoro è un discorso, se fa il giornalista le competenze non possono essere pari a quelle degli addetti ai lavori. Dugancic mi sembra un giocatore con un bagaglio tecnico buono, mi sembra anche che abbia una cognizione di come muoversi perché aggredisce la profondità ma sa anche venire incontro. Milinkovic non l'ho ancora inquadrato, ha un bel mi sembra che abbia anche personalità, una punta esterna con sì. Un buon destro, ma mi sembra che ci va anche dentro deciso. Sì, fin troppo personalità con la palla al piede, molto tecnico, cerca sempre il dribbling l'uno contro uno, non ha paura di rischiare. Ecco, forse esagera, dici qualche volta. Sì, però gli allenamenti contano poco, è giovanissimo, quindi io penso che quando sarà chiamato in causa farà vedere il suo valore. Visto che ci stiamo, per salutare Fabio, facciamogli vedere quel video sempre dalla curva, sempre tratto da Terni in Rete, grazie Adriano Lorenzoni, del saluto finale appunto della squadra al pubblico del Liberati, che non è cresciuto dal punto di vista numerico, però si è fatto sentire anche nei momenti difficili. È cresciuto, c'era una persona in più rispetto a te nella licenza. Uno in più. Però devo dire che i 3.009 che c'erano si sono fatti sentire. Cioè, anche perché era freddo. Anche a Perugia si sono fatti sentire ieri al ritorno della squadra. No, comunque vuol dire che il sostegno c'è stato, soprattutto dopo il 2-1 si è sentita la gente. No, loro a differenza, anche noi col Vicenza non abbiamo fatto una grande partita, anzi tutt'altro. Però loro sono spariti proprio completamente. Nella ripresa. No, dicevo, non è stato molto elegante la decisione della società, nel senso ha deciso prima di mandarli in ritiro. Poi oggi c'è stata la falsa dell'allenatore, no? Camplone, no, a me piace come gioca Camplone, cioè voglio dire l'idea di calcio che ha. Dunque lui è uno sempre d'attacco, insomma da quel punto di vista magari prendono 5 gol, però un po' la zemaniana memoria. Però invece niente, cioè voglio dire, a Vicenza zero, anche da quel punto di vista, comunque è tanto brutta sta cosa. Andiamo a vedere questo filmato, poi magari ne parliamo insieme nella seconda parte. Abbiamo diverse situazioni da chiarire. Andiamo allora con questo filmato tratto da Terni in Rete per quanto riguarda il saluto finale della squadra al pubblico del Liberati. Perugia fanno ugualmente, anzi su Terni ed Hernani sicuramente sono molto più duri, mentre noi insomma ci limitiamo veramente a come stanno le cose, lì mi sembra invece che se ne passino anche di brutto. Negli involucari. Maurizio Bonifazi, ti saluto giusto davvero con questo,
dice: ciao Ivano, volevo dire a Fabio che con quel gol mi ha evitato il secondo ictus in un anno. Sì, perché il 28 febbraio ricorre la data del primo ictus, speriamo che sia anche l'ultimo, insomma. E poi chiedi a Luca quanto la classe di Fabio gli ricorda quella di Cangini. Beh, vabbè, tutti i giocatori completamente diversi. Dai, poi Fabio segna più di Cangini, Il Cangio, numeri alla mano. Quando Lucio Lancia diceva il Cangio, gol. Luciano Fassini invece dice: solo per un saluto a tutti, in particolare a Fabio Ceravolo, che in silenzio e con pazienza sta raccogliendo la stima anche di chi era scettico, perché gli scettici ci sono stati, è inutile negarlo, purtroppo, però basta fare un gol che poi il calcio è anche questo, si dovrebbe essere più equilibrati, si dovrebbe essere il calcio si dice tutto, più realisti, sicuramente, però voglio dire, una punta non può essere giudicata soltanto per il gol. È vero che il gol aiuta, tutto quello che ti pare, ma lui rispetto alle prestazioni, cioè, secondo me è più facile che fa una buona, ottima prestazione, poi magari il gol non lo fa, però voglio dire, se fa fare gol agli altri, fa spazi, fa i movimenti, tiene palla, salta l'uomo e appoggia la palla, voglio dire... L'assist a Vicenza, cross di sinistro, incornata vincente di Avenatti, Vicenza Ternana 0-1, l'assist di Fabio vale come un gol, no? Cioè, nel senso, quello appunto, è io con dico, la palla recapitata sulla testa del compagno di reparto che fa gol. È vero, dopo per lui, se guarda Fabio Ceravolo, chiaramente è meglio che la butta dentro. Sì, vabbè, però. Perché si presenta l'anno dopo, chiaramente dice: ho fatto 20 gol. No, è così che funziona. Ma non è una novità, cioè no, non è nessuno scandalo, è così. Posso dicevo, magari un po' più di egoismo. Aiuta a te soprattutto, anche la Ternana. Io lo saluto Fabio con Stefano Giacobini, che gli dice: non ci sentono dal nord Umbria, hanno tanti altri problemi, c'era rigore all'andata e mi fai due gol al ritorno? due Albano Mancini, vabbè, questa domanda gliela rispondiamo dopo perché non riguarda Fabio. Luca Morelli dice: grande Fabio, sono sicuro che ancora non hai dimostrato il tuo valore al 100%, continua così e raggiungerai la doppia cifra. Bene, quindi tutta una serie di buoni commenti, quindi favorevoli, speriamo veramente possa essere la stagione questa di Fabio Ceravolo. Non c'è bisogno di consacrazione, perché vuole dire quello che ha fatto negli anni scorsi sicuramente vale, non è che rimane sul tabellino della carriera di un calciatore, però voglio dire, se potessi arrivare in doppia cifra, noi te lo auguriamo e regalare, insomma, queste soddisfazioni alla tifoseria rossoverde. Ti ringraziamo perché sei stato con noi, sei stato paziente, siamo andati anche oltre, per questo chiediamo scusa alla tua futura consorte, Stefania, chiediamo scusa e ci vediamo presto, domani. Grazie già allenamento. Belle sorprese mi avete fatto trovare pure stasera, i commenti di Silvano e di Luca, troppo gentili, ecco. Alla prossima. Ti posso garantire che sono sentiti, non sono occasionali, non sono da occasione perché eri qui, sono sentiti. Allora, noi ci fermiamo, pubblicità, salutiamo Fabio Ceravolo e poi torniamo insieme per la seconda parte del programma, dove analizzeremo con Silvano e con Luca la partita di ieri pomeriggio e dando uno sguardo a quella che potrà essere la partita di Bologna del Dall'Ara. Linea alla regia, Dario Brighi. Possiamo quindi andare nuovamente a commentare, magari partiamo dai risultati che ci sono stati in questa giornata. Vorrei sentire un attimo anche una panoramica con Luca, mi sembra l'abbiamo fatta già il sabato sera, però con Silvano Ricci, per vedere un attimino quelle che sono le forze di questo campionato, quali sono le squadre che l'hanno impressionato in positivo e in negativo, se ci sono poi delle sorprese. La sorpresa per me rimane sempre il Pescara, perché io la davo tra le squadre più forti. E ha pareggiato al 95esimo. Ha pareggiato su un gol abbastanza rocambolesco, diciamo. Poi così. Non so nemmeno se c'era fallo di mano di Garnasson. Vabbè, però voglio dire, secondo me era una delle squadre che doveva stare lì davanti a lottare insieme a Livorno, Bologna e Catania. Ecco, il Livorno, per quello che ho visto a Terni, era secondo me la squadra più forte in assoluto, forse una delle
poche, tante, non so, volte in cui la Ternana in casa non si è espressa per niente, però voglio dire, quel giorno il Livorno è stata talmente superiore che secondo me non so se con un'altra prestazione riuscivi a cambiare il risultato. Sicuramente non sarebbe stato il 4-0, ma insomma il Livorno ho visto una squadra bella tosta. Al di là del 5-2 al Bari, sul 3-0 il Bari gli ha fatto il 3-2 e poi sono tornati fuori Siligardi e vantaggiato, credo, e hanno chiuso la partita. Però voglio dire, il Livorno secondo me è una grossissima squadra. Poi per il resto, vabbè, il Bologna come abbiamo detto, il Catania, il resto, tutte squadre secondo me abbordabili anche per noi, se però, voglio dire, noi andiamo in campo con la mentalità giusta, perché il problema della Ternana è che non può essere, non si può adeguare la squadra avversaria rispetto ai ritmi. La Ternana deve avere il suo ritmo, dunque, e ha un gioco secondo me scontato, perché non è una squadra che ha personalità a centrocampo, che può fare 30 passaggi come ha fatto, non è questo. La Ternana deve giocare in profondità, in velocità, quelle sono le caratteristiche sue, e allora sicuramente qualcosa dovrà cambiare, secondo me. Poi il mister lo sa, li conosce, li vede sempre tutti i giorni i giocatori, e pertanto sa lui quello che deve fare. Però un po' questo, e se fa questo, secondo me è dura per tutti, perché davanti abbiamo giocatori non eccezionali, però che comunque sono bravi, cioè sia Venatti, sia Bocino, sia Ceravolo, voglio dire, non è che adesso gli ultimi arrivati non lo so, non li conosco, ma insomma noi possiamo far male a chiunque. E allora, ma anche sugli esterni, cioè noi abbiamo giocatori che potrebbero andare perché sanno giocare. Secondo me lì a centrocampo Viola rallenta tantissimo il gioco, e lì secondo me è un po' la pecca nostra. E come l'hai visto Eramo in quel ruolo? Allora, intanto un'altra cosa che manca, Eramo è l'unica volta che l'ha fatto da quando lo vedo, però, che fa un inserimento su un cross, perché altrimenti non c'è mai un centrocampista della Ternana che fa un inserimento su un cross laterale. Questa è una mancanza fortissima, sia dentro l'area che al limite dell'area a prendere la ribattuta, cioè voglio dire, quel passo di 20 metri per andare a chiudere su quella palla è fondamentale, infatti per poco fa gol, perché poi diventi una sorpresa. Dunque Eramo io non l'ho visto benissimo, l'ho visto meglio altre volte, però voglio dire, la Ternana ha dei giocatori che lo possono fare, ma soprattutto che lo devono fare quell'inserimento dentro l'area di rigore, anche perché non rischi assolutamente niente, non rischi ripartenza, non rischi, sei dentro l'area avversaria, dunque e chi gioca trequartista o chi gioca a centrocampo anche senza trequartista, secondo me quei 20 metri per chiudere dentro l'area di rigore o al limite dell'area lo deve assolutamente fare. Questa è un po' la mancanza della Ternana, però per il resto ha giovani interessantissimi che possono e comunque fanno, perché non dimentichiamo insomma che la squadra della Ternana è una squadra giovane, è una squadra che comunque prova a giocare, e prova a giocare anche discretamente bene, insomma le fasce le sfrutta fino in fondo, non sempre, questo è un po' il male, però voglio dire, ci prova e a volte ci riesce. Soprattutto il giocatore che mi aveva impressionato anche a Perugia, dopo la partita di Perugia, infatti parlando con te credo dissi proprio questa cosa qui, consapevolezza di essere una squadra che sa quello che vuole, perché è entrato Falletti, cioè il giorno ha giocato dall'inizio credo Falletti, no, è entrato dopo? Successivamente, no? Falletti a Perugia e ha fatto gol, è subentrato, no? È subentrato e ha fatto gol, dunque sono quelle cose che comunque danno coraggio, stimoli, invece dopo è ricaduta. Sì, fuori casa faceva risultato, in casa sconfitta o comunque giocava male, non lo so perché questo, probabilmente il mister deve trovare ancora la quadra in casa, però voglio dire, il modo di giocare non può essere che uno, se noi giochiamo come abbiamo giocato col Brescia il primo tempo non ne vinciamo una, quello è sicuro. Io pensavo, non l'ho rivista la partita, quindi, però dal view mi è sembrata una Ternana abbastanza, è vero, ci sono stati i primi 5 minuti, 10 minuti,
ci sono delle fasi. Ma anche dopo lo 0-1 però Luciano aveva avuto due palle per il pareggio, il colpo di testa di Eramo e quell'altro tiro di Viola. Il colpo di testa di Eramo, sì, quello era gol, ci vuoi dire 90 volte su 100 è gol. Però comunque, quindi la reazione dopo lo svantaggio c'è stata, a differenza perché, di quanto è avvenuto col Vicenza. Loro perché hanno soffrono tantissimo se vengono attaccati. Certo, certo. È una squadra che patisce molto quando viene aggredita. Mentre se la lasci fraseggiare. Con la sfiglianza, mi sembra, perfetto, sulla destra, perfetto. Era perfetto. Posso dire, voglio dire una cosa, se mi è consentito. Io ho rivisto la partita. Allora, a botta calda, secondo me, Jans aveva giocato una buona gara. La sostituzione sul piano tattico era giusta, perché comunque era giusto risistemare la squadra e provare a giocare 4-3-1-2, e quindi era giusto abbassare Fazio terzino destro, abbassare Vitale terzino sinistro, provare con una mediana più dinamica, no? Quindi Gavazzi da una parte, Grecco a spingere dall'altra, Falletti tra le linee, tutto giusto. Ma io oggi ho letto pagelle e giudizi su Janse che, alla luce del fatto che io la partita l'ho rivista, evidentemente continuo a non capirla. Io veramente mi lascio proprio... Si può essere in disaccordo con sì, però voglio dire, secondo me Janse però... ha giocato una partita ampiamente sufficiente. Gli si può addebitare una sola cosa, che in occasione del gol del Brescia abbia lasciato Corvia libero di crossare, voglio dire. Per il resto non ha sbagliato interventi in fase difensiva, non è mai stato superato sullo scatto, ha piazzato un cross per Eramo col contagiri, ha giocato una partita più che diligente. Io oggi ho visto una serie di insufficienze e di giudizi drasticamente negativi che mi lasciano assolutamente a bocca aperta. Cioè, davvero, ho visto e ho rivisto un'altra, non pretendo di aver ragione, ho visto e ho rivisto un'altra partita. Raramente. Parlo di Janse poi, Ma raramente vedi la stessa, secondo me ha giocato la più che sufficiente. Anche secondo me ha fatto quello che doveva fare, cioè secondo me lo deve fare di più, sì, bravo, delle caratteristiche, bravo. Però voglio dire, soprattutto gioca in quella posizione, cioè, in quella posizione lui giocava, lui che non come difensore esterno destro era anche comprensibile, no? Magari lui invece è abituato magari ad attaccare, è un esterno offensivo, quindi magari se gioca invece come esterno difensivo basso, qualche titubanza in più prima di attaccare, possono essere anche le consegne tattiche, devi fare la diagonale, a Raffaello la fai in ritardo, ti hanno preso il tempo, sei dentro l'area di rigore. Sinceramente ci si aspettava una spinta maggiore magari su quella, da quel punto di vista sicuramente, però voglio dire, con più continuità è stato più che sufficiente secondo me. Invece ha rivietato una serie di bocciature, 5 e mezzo, che mi lasciano veramente... Io rispetto il parere di tuo, ma però... Non guardo neanche i tuoi, ti vuoi dire. Non guardo quelli di nessuno. Per carità, non... Se poi vedo la partita mi faccio un'idea mia, dunque non guardo mai... Ah, certo, ognuno ha il modo di vedere... Però è vero quello che dite entrambi. Lui ha fatto una buona partita, secondo me ampiamente sufficiente, ma avrebbe dovuto fare di più. Ha fatto benino, ma avrebbe dovuto fare di più, spingere perché di più. Ce l'ha con maggiore continuità. C'è uno che crossa quella palla per Eramo, perfetta, si deve proporre più volte. Uno c'ha la corsa come lui, deve c'ha andare. Corsa, ma c'ha il cross, ma c'è il cross in velocità. In corsa che cosa non facile. Dunque, però voglio dire, ognuno ha un'opinione, ci mancherebbe. Qui anche Ceravolo, dicevi tu, i suoi detrattori prima. Ceravolo, c'è qualcuno che non gli piace. Io devo dire che secondo me da quando è arrivato, quando l'ho visto la prima volta che non lo conoscevo, ho detto secondo me questo è un grandissimo giocatore. Poi si è fatto male dopo 3 secondi praticamente quasi. Si è fatto male a gennaio 2013 e a gennaio 2014, quindi in due situazioni diverse che lo hanno frenato. Siamo a febbraio ormai. Sì, ormai. Poi c'è qualche messaggio, Marcello Pardi ringrazia tutti i ragazzi per la prestazione di ieri, non è soddisfatto di quella che è stata secondo lui la prova di Viola e si chiede perché Falletti non giochi sempre, questo è un po' quello che chiede. Il problema è, credo che Falletti sia un po' penalizzato dal 3-5-2, dal modulo, certo. Non lo credi? Ma io dico la verità, secondo me giocatori con quelle caratteristiche non devono giocare dall'inizio, devono entrare a partita iniziata e quando c'è veramente bisogno di spaccare la partita, un po' quello che è successo domenica. Non perché l'ha fatto domenica, ripeto, l'ha fatto a Perugia, perché lui ce l'ha proprio come caratteristica, in una partita statica lui riesce a cambiarla, perché va a saltare l'uomo, attacca lo spazio, tecnicamente è bravissimo, magari sbaglia perché la prima palla l'ha sbagliata perché ha calciato in porta da una posizione laterale che doveva solo che crossare forte la sua terra verso il compagno, vabbè, però voglio dire,
comunque lui va, perché anche in un'altra occasione che gli ha dato la palla, mi sembra Venatti, gli hanno fatto un fallo perché la palla non è passata e dunque il rigore non l'hanno dato, però c'era un fallo ancora come una casa dentro l'area di rigore. Dunque lui un altro fallo a centrocampo, è stato ammonito il giocatore avversario. È rimasto per te. Però voglio dire, lui ce l'ha questa caratteristica, è giocata dall'inizio, secondo me se gli prendono le misure da subito diventa difficile. Invece a partita iniziata un po' quello che poi è stato sempre, che è stato sempre fatto, nel senso che giocatori con quelle caratteristiche a partita iniziata ti danno qualcosa in più, soprattutto rompono gli equilibri di una partita. Perché gli avversari magari hanno già 50-60 minuti di fatica. E poi, ecco, non dimentichiamo, non è che 50-60 minuti siano tantissimi, però insomma. Dire, però veramente, dopo che ho visto il Brescia, ho detto il secondo tempo, ferma, completamente ferma. C'è da dire anche che il Brescia forse, non so se... Noi avevamo un altro passo, dai. Non so se questo possa aver influito, non lo so, me lo chiedo, è un interrogativo che mi pongo, sono analfabeta in campo di preparazione atletica, però Brescia ha saltato 3 allenamenti, si è allenato per 3 giorni nel palazzetto dello sport, di fatto non ha fatto la parte atletica perché c'era la neve, quindi tutti i campi erano impraticabili. Questo non aiuta sicuramente. E questo, non lo so, forse potrebbe aver condizionato in parte. Diciamo pure che se noi eravamo rabberciatissimi, mancava Popescu squalificato, mancavano Ferronetti, Bastini, Masi e Bocino fino avanti, qualche assenza ce l'avevano anche loro, perché ad esempio la difesa del Brescia con Di Cesare è una cosa, senza Di Cesare è un'altra, per fare un esempio. Amaidat, il giovane regista olandese di origine magrebina, che si è rivelato uno dei migliori centrocampisti giovani del campionato, era squalificato. Quindi diciamo, noi avevamo un maggior numero di assenze, però... Un paio di assenze pesanti c'erano anche nel Brescia. E poi ribadisco l'infortunio di Zambelli, sicuramente li ha penalizzati. Ma è anche vero che Tessera ha saputo leggere la partita alla perfezione, forse non altrettanto hanno fatto i tecnici anche del Brescia. E anche al momento giusto ha fatto i cambi che doveva fare. Sì. Allora, ieri nel dopo partita abbiamo eletto un po' l'uomo del match, non l'uomo che ha deciso il match. Lì per lì mi sembra Schinardi abbia detto Ceravolo, mentre gli altri, tu compreso, avete detto Falletti. È chiaro che vince la maggioranza, per cui anche io avrei detto Falletti, anche tu Falletti, quindi sì, perché è entrato in entrambi i gol e ha dato anche la palla a Gavazzi, su cui è stato mostruoso Arcari ancora sull'1-0-1, sì. Quindi insomma ha fatto 3 cose importanti, 2 di essi sono tramutate in gol. Tra le altre cose è un ragazzo, direi, no, cioè noi che lo seguiamo, vediamo gli allenamenti, il ragazzo che si schernisce quasi quando gli fai degli apprezzamenti. Io l'ho visto ieri nel corso dell'intervista, lui faceva i complimenti a tutti i suoi compagni, gli facevi a lui e nell'intervista, e lui diceva sì, però anche i difensori sono stati bravi, perché cioè è un ragazzo veramente umile, non è presuntuoso, un ragazzo che va apprezzato sicuramente non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per quello che è come uomo, come ragazzo. Molto umile. Sì. Allora, l'uomo del match, andiamo a vedere come lo vede Maurizio Bonifazi. Eccolo qua, fammelo vedere un attimo a inquadratura aperta, col numero 29, era il numero dell'anno scorso, sì, giusto? Sì, quest'anno sì, il numero 11, evidentemente Maurizio non aveva tantissime fotografie a disposizione, e sopra c'è scritto proprio Maurizio Bonifazi, e l'autore praticamente di chi ha effettuato questo collage di fotografie. Grazie quindi a Maurizio per la sua composizione e un saluto quindi a Cesare Falletti, i nostri complimenti per quello che ha fatto nella partita di ieri sera contro il Brescia. Su Falletti devo dire, il fatto siamo alla 25ª giornata, io condivido quello che ha affermato poc'anzi Luciano, cioè che per caratteristiche tecnico-tattiche, per rapidità di passo eccetera, Falletti sia un giocatore in grado di spaccare la partita. Certo, ieri l'ha fatto in maniera devastante, altre volte non c'è riuscito, ma insomma. Però è anche vero che dopo 25 giornate lui ha 4 partite
all'attivo come titolare e 8 su come subentrando dalla panchina, quindi 12 in tutto. Ecco, magari mi sarei aspettato qualche gettone di presenza in più subentrando dalla panchina, qualche spezzone di gara in più in alcune circostanze, invece è rimasto in panchina senza subentrare. Essere utilizzato. Senti, non hai risposto prima, volete, torno un attimo indietro, a quella domanda di Maurizio Bonifazzi, secondo te quanta classe di Fabio gli ricorda quella di Cangini? Secondo me sono giocatori diversi, perché Ceraola è molto più rapido, Cangini era bravo tecnicamente ma era molto più compassato. I numeri dicono, tanto i numeri voglio dire, sono a disposizione su internet, su molti siti, anche dei giocatori che hanno terminato la carriera da un bel pezzo, che la media realizzativa rispetto alle gare giocate di Ceraola è nettamente superiore a quella di Cangini. Al di là del fatto che Cangini a terra segnò solo un gol, no? Se non sbaglio al Flaminio con la Samba, peraltro bello. Campo neutro. Esatto, quindi sono attaccanti diversi accomunati da un ottimo bagaglio tecnico. Che fu un gol importante, tra l'altro. Come no. Sì. Ah, tra l'altro al termine della partita che non avremmo certo meritato di vincere, ma insomma. Allora, Walter Pallini dice, ciao Ivano, saluto a te e ai tuoi ospiti, all'amico Silvano e a Luca Giovannetti, e al nostro bomber se n'è andato, Walter. Hai messo il tuo poster portieri dei vecchi tempi, Walter, la dinastia di portieri Walter Pallini e Pietro Pallini alla Bosico. Dice praticamente un po', conferma quanto detto in precedenza anche da un altro frequentatore della mia pagina. Diceva, al quale voglio dire è più a Fabio Ceravolo, più grinta e cattiveria sotto rete, a ridosso dell'area di rigore, saresti un ottimo attaccante per la massima serie. Ciao a tutti e come sempre forza Fere. Credo che insomma è anche quello che è stato detto nel corso della trasmissione. Poi sono tanti complimenti per il mister. A proposito, da Giorgio Brighi ieri nel pomeriggio, secondo lui, diceva, per me l'uomo partita è Attilio De Serre. Che ne pensate? Beh, come abbiamo dato il premio, non so se è un premio vero o no, però voglio dire a Falletti e chi l'ha messo in campo, voglio dire, lui ha letto secondo me molto bene la partita. Io tra il primo e il secondo tempo ho detto, ripeto, questa partita, se noi continuiamo a giocare così, la perdiamo, cioè voglio dire, non neanche la pareggiamo, non c'era verso, perché era una partita troppo statica, non mi piaceva, non lo so. E poi loro, quando hanno fatto quei 30 passaggi, giuro, per uno che sta in campo, o comunque anche per un tifoso, diventa frustrante. Sì, diventa una cosa micidiale. La paura mia, sai qual è stata fra il primo e il secondo tempo? Nella riflessione che facevo con Marco Schenardi, dicevo, la paura è quella che la Terana ha speso nel primo tempo, vedendo che il Brescia palleggiava e la Terana, come dicevi tu, non riusciva a prendere mai la palla. Ecco. Quindi la paura, pensavo che magari nella ripresa la Terana potesse accusare quanto speso nel primo tempo e la capacità di palleggio del Brescia potesse avere la prevalenza, il predominio sulla Terana stessa. Però questo cambiamento che ha fatto, anche tattico, secondo me è importante, sicuramente tutte cose che ha già provato, comunque giocatori che ci sanno stare. Beh, a 4 tutte le settimane, ecco. Lui anche questa settimana alterna 3-4-3-2 perché queste sono cose che comunque le devi conoscere, non perché siano basilari, però voglio dire, le devi conoscere. E lì lui ha cambiato veramente la partita, l'ha cambiata veramente mettendo dentro Greco e Falletti, e l'ha cambiata totalmente, e loro sono andati in crisi. Quella crisi loro ci ha consegnato in mano la partita, di fatto, quella crisi, perché la fase difensiva secondo me non la conoscono i centrocampisti del Brescia. Beh, anche loro non hanno un incontrista di ruolo. Appunto, vuoi dire, non ce l'hanno, non la conoscono gli attaccanti. Rinunciare a Budel sinceramente mi sembra un po' azzardato, però vuol dire però voglio dire, le due punte non sono i primi due difensori, come diciamo sempre, dicono sempre gli allenatori. Allora, come inizi l'azione, i primi difensori sono gli attaccanti. Corvia, e non se ne parla proprio, non gli interessa, proprio girati di schiena. Insomma, i centrocampisti si facevano saltare, se mettevi palla in profondità, attaccavi sempre lo spazio palla al piede, diventa difficile per i difensori. Poi no, perché poi non è che Ceravolo e Avenatti sono due, cioè gli ultimi arrivati che non la buttano mai dentro.
qualche volta ce la buttano, insomma, non è che... Secondo me loro hanno pagato nel primo tempo, Bentivoglio ha fatto il trequartista alla Eramo, per capirci, Bentivoglio abbassandosi molto, moltissimo, e creavano densità in mezzo al campo, e Benali secondo me ha giocato un gran primo tempo, più che un gran primo tempo dal 25esimo in poi, quando la pressione di Ceravolo, la pressione di Ceravolo sullo stesso Benali è diminuita. E anche in avvio di ripresa Benali era partito bene, posto che Benali è una straordinaria mezzala secondo me, ma non è proprio un playmaker centrale di ruolo, e comunque l'ha interpretato bene questo ruolo. Quando poi è entrato Falletti, Benali non ha più avuto tempo e modo di dedicarsi all'impostazione, perché è stato messo sotto pressione dallo stesso Falletti, e quindi anche alla luce di questo la mossa di Tesser è stata provvidenziale. Poi attaccava sempre, cioè non ha mai preso palla al piede e poi andava ad attaccare lo spazio, cioè veniva Falletti, non ha mai preso palla a centrocampo e poi è andato palla al piede, perché dopo diventi prevedibile. Ha fatto una volta quell'azione, palla al piede. Preso, sì, però palla al piede sulla tre quarti, al limite dell'area di rigore, comincia a diventare difficile per i difensori. Comunque io credo che Falletti, prima credo Marcello Pardi ponesse l'interrogativo perché Falletti non gioca di più. Allora, in parte è stato già detto perché probabilmente secondo Tesser nella mezz'ora finale è in grado di far saltare gli equilibri in positivo. Ripeto, ieri ci è riuscito alla perfezione e altre volte no, ma insomma il concetto base sia quello. E poi è chiaro che Falletti troverebbe spazio nel 4-3-1-2, ma il 4-3-1-2 in questo momento non è applicabile perché non c'è Ferronetti. E poi E poi. E quindi facendo una forzatura, ma neanche troppo, ripeto, sto esasperando il concetto, Falletti non gioca perché non gioca Ferronetti, perché se giocasse Ferronetti potremmo giocare con la difesa a 4, se Ferronetti stesse bene, e quindi ci potremmo permettere, comunque accollandoci dei rischi, a mio avviso, il 4-3-1-2 con Falletti stabilmente titolare dietro le punte. Per giocare 4-3-1-2 con un tasso di rischio in fase difensiva accettabile ci vorrebbe Ferronetti del 2011, quello che è arrivato quarto in Serie A con l'Udinese, ma sono passati 2011-2012, sono passati 3 anni, Ferronetti ha accumulato altri acciacchi, è chiaro che non ti puoi aspettare un rendimento di quel tipo. Saluto Fabio Bicetti che saluta tutti noi, ci dà la notizia che a Perugia ha firmato Amelia, questione solo di ore, firma anche Maga Magò, non è un giocatore, assolutamente. Un caro saluto, questo seriamente, a tutti voi. Grazie a Fabio. Sì, evidentemente, un saluto a Fabio. Evidentemente sta guardando il nostro programma. Grande tifoso Fabio Bicetti, sì. E attento osservatore che salutiamo tutti. Senti, io non vorrei girarci intorno, però la tiro fuori perché credo che sia doveroso tirarla fuori. Prima però mi voglio dire, cioè il problema è un po' la situazione che sta spaccando un po' a livello di opinione, a livello di condivisione o meno di chi interpreta quel ruolo, ovvero Nicolas Viola, Mirko Eramo, Antonio Palumbo, Beppe Russo, insomma, quali di questi quattro giocatori in quel ruolo, come diciamo centrale di centrocampo, a vostro avviso meriterebbe di giocare, o meglio, si confà di più a quelle che sono le caratteristiche della squadra stessa, perché poi ti devi, no? Entrare in modo sinergico con quelle che sono le caratteristiche anche degli altri componenti del reparto. Questo però subito dopo aver visto le fotografie di Marco Barcarotti che ha pubblicato questa settimana su Facebook, e allora ne andiamo a vedere. Sono delle fotografie, non ce l'hai? Eppure la prese Vincenzo, facciamo tutto in diretta, ma eppure la prese Vincenzo. Comunque possiamo fare una cosa, vabbè, allora facciamo, anticipiamo questa, mandiamo la pubblicità e poi parliamo di questo aspetto. Di Marco Barcarotti dalla curva, queste foto che rappresentano naturalmente un po' la tifoseria, un po'. Alcuni tifosi della Casertana ieri in curva est. Strano che ci c'erano da Bergamo? Credo. Beh, giocava l'Atalanta. Beh, sempre questo giocava anche la Casertana a Cosenza, però credo che ci fossero alcuni tifosi della Casertana. Andiamo avanti, nel prepartita, tra le altre cose, credo che alla Foro Boario abbiamo fatto qualche ritrovo, abbiamo mangiato
insieme. Questa è per la curva nord, quella di prima era credo la curva, no credo, era la curva est, la curva est Corrado Viciani. Ancora le foto quindi di Marco Barcarotti, ecco le fotografie del prepartita praticamente, ma infatti io vedevo il fumo entrato allo stadio, vedo i fumogeni, è chiaro che non era all'interno dello stadio perché certo, altrimenti si beccano, non si possono portare insomma, certo, si potrebbero portare perché però a Terni vale una legge. In qualche stadio io li ho visti i fumogeni sì, quest'anno. Vabbè, e molti come... anche l'abbiamo visti, vabbè. E andiamo avanti ancora. A volte trovata, fatta la legge, trovata l'inganno, alcuni si osa questa dire. È la S vista dall'alto, sì, credo. Dall'alto puoi andare, ringrazio Marco Barcarotti, un gruppo praticamente di tifosi, vedo anche Stefano Viola lì insieme a Marco Barcarotti, un modo di stare insieme vedendo la partita e condividendo anche il prepartita, appunto mangiando insieme, perché mi risulta che si ritrovano a mangiare la barbazza, credo. Raffaele Francia, sì. Luca D'Agostino, credo, se non vado errato. A mangiare la barbazza nei pressi del bar, non so come si chiami. Prima, Remigio. A Remigio, quindi proprio davanti al Foro Boario. Esatto. No, per la tradizione, no? Stare insieme, mangiano la barbazza. Infatti il, si chiamano il guanciale. Quelli, infatti si chiamano quelli della barbazza, se non vado errato. Ci fanno la matriciana. La classica foto, la foto della bandiera che piace tanto a me, la foto quella, è bella. Quella bandiera quella della Serie A, no? È proprio bella. Che era la prima promozione quella? Sì. Boecchia però. No, la bandiera no, è la, no, la A che è vecchia. Sì, certo, quella bisognerebbe invertirla, ma ahimè, ahi noi. Ma io vi faccio una domanda, eccolo, vedi? Questo è l'interno del barretto del bar, dove appunto mangiano la barbazza, tutti felici e contenti con qualche bicchiere di vino e poi tutto vino o birra che sia e poi tutto allo stadio a tifare per la Ternana. Allora, si continua, questo è sempre all'interno del Foro Boario, prima di andare allo stadio con tanto di tamburi, sapete che i tamburi non si possono portare allo stadio e quindi si è divertiti praticamente prima della partita all'interno del Foro. C'è anche Guardia. Samuele Gregori, se non sbaglio, al centro della foto. Io sinceramente qui non riesco a distinguerli. Comunque, qui è l'ingresso in campo delle due squadre. Questa settimana non abbiamo la fotografia di Stefano Principi, che credo fosse impegnato in altre parti d'Italia. Ancora una fotografia per il Foro Boario con tanti fumogeni e qui si vede da questa inquadratura come si è schierato il Brescia, guardate questa fotografia è sintomatica, no? I 4, i 3 e vabbè poi qui sono ancora 3, ne manca uno, 2, 4, sì, 1 ne manca. Va bene, abbiamo visto tutto, credo, ci sono altre. Qui è sempre all'interno della curva est, mi sembra che fosse questa la prima fotografia. Io ringrazio Marco Barcarotti che ci ha permesso appunto di far vedere e di far vivere questa parte della vita di curva e del tifo rossoverde con queste fotografie. Allora, l'enigma che vi propongo e in virtù anche di tanti messaggi, insomma, che ci chiedono cosa ne pensate su questo aspetto, sull'aspetto che praticamente dicevo prima, insomma, chi vedete meglio nel ruolo, viste le condizioni attuali, in questo ruolo di centrocampo, di centrale di centrocampo? Inizia Silvano? Se parliamo di giocatori, parliamo, secondo me, il mediano, per come è impostata la Ternana, deve essere un mediano con le caratteristiche all'incirca di Russo, nel senso che un mediano che copre bene quello spazio di 20 metri davanti ai due centrali, sia in laterale che in verticale, e dunque uno con quelle caratteristiche, adesso Russo chiaramente non sta benissimo, ma insomma deve avere quelle caratteristiche, però se la Ternana ha delle prospettive, mi sembra di aver capito, di far giocare i giovani, a quel punto ha un giovane promettente, secondo me lo può rischiare. Nel senso che io Viola onestamente non lo vedo, però voglio dire, sono io che lo penso così, non è detto che sia giusto. E pertanto c'è Palumbo che secondo perché me... Perché secondo te, insomma, perché va data anche una spiegazione, no, del perché un Viola secondo te non in quel ruolo... Perché,
Ma adesso però... O è un momento particolarmente distante? Direi che lui cioè, è un giocatore che a me non piace, ma ripeto, è un fatto personale, cioè, non piace perché non è dinamico, non è rapido, non è veloce neanche nelle giocate, pertanto io credo che comunque non fa riconoscendo mai le doti tecniche, però. Grandissime doti tecniche, ma è un calcio di 30 anni fa forse. In questo momento io penso che il calcio è cambiato tantissimo e pertanto io la penso in modo diverso. Secondo me lui potrebbe giocare un pochino più avanti, ma con un altro concetto di calcio. Per il mio concetto di calcio, lui davanti alla difesa non può giocare, perché se lui è un mediano, diciamo così, che deve costruire il gioco, cioè il passaggio di Viola è un passaggio di 10 metri, 20 metri, non è un cambio gioco, cioè non è quella dinamicità che va a prendere palla da sinistra, si fa dare la palla, salta l'uomo, cambia gioco, fa un lancio di 60 metri dalla parte opposta perché si è inserito sullo spazio all'esterno, sia alto che basso, non lo so, comunque facendo tutti i dovuti movimenti per andare al cross o arrivare in porta. Lui non ce l'ha come caratteristica, o comunque non lo so se ce l'ha, ma insomma non credo che sia, in questo momento poi, non credo che sia utile per la Ternana, secondo me. Però voglio dire, il mister ce l'ha sotto mano tutti i giorni, e lui sa come gestire il gruppo, la squadra, pertanto vedo che lo fa giocare di continuo, poi magari lo toglie come è successo ieri, ha ragione, perché poi è cambiata la partita, di fatto è cambiata la partita. Allora, abbiamo sentito Silvano, sentiamo anche Luca, anche se penso che Luca è di parere opposto rispetto a Silvano, conoscendo un po' quelli che sono, quelli che sono i pensieri appunto di Luca. Allora, per rispondere alla domanda, e andando per esclusione, ma secondo me il criterio di fondo è un altro, può e deve giocare sempre Viola in quel ruolo, infatti ha giocato tutte le partite, ne ha giocate 24, di cui 23 titolare, è subentrato solo col Modena e poi vabbè a Pescara era squalificato. Perché? Perché Palumbo è bravo, ma è un 96, deve crescere, deve maturare, deve acquisire personalità, esperienza e tutto il resto. Anche se... dire che Valente è il 95, pure sì, però è un ruolo diverso, insomma, il playmaker centrale deve acquisire esperienza. È anche vero che l'esperienza è come quando vai a chiedere un posto di lavoro, ti chiedono se hai esperienza, ma se tu non mi fai iniziare mai, l'esperienza non la maturi mai. Però credo che in questo momento del campionato Palumbo vada centellinato, secondo me, per non rischiare di bruciarlo, anche se a me a Pescara, a parte i primi 20 minuti, è piaciuto molto Palumbo. E infatti non a caso quando Palumbo è salito in cattedra la Ternana ha preso il sopravvento sul Pescara, ma per quanto appena detto credo che vada gestito oculatamente per il minutaggio eccetera, ma soprattutto per lui, per non rischiare di bruciarlo. Russo, sul Russo credo di essere uno dei suoi pochissimi e convinti sostenitori. Quando è stato ripreso dalla Ternana in estate io sono stato tra i pochissimi ad esserne felici. L'anno scorso ha giocato poco e non ha inciso molto, ma non ha sicuramente fatto danni, anzi ha fatto sempre delle prestazioni dignitose. Quest'anno purtroppo è stato messo fuori causa per mesi da una tendinite che si è trascinata per parecchio tempo. Di fatto siamo alla 25esima giornata e lui ieri, con il subentro di ieri, ha collezionato la sesta presenza, tutte subentrando, ma voglio anche sottolineare tutte, e dico tutte, positive. Quella di ieri ce l'abbiamo ancora negli occhi, nella memoria, a breve termine, ma anche col Catania entrò benissimo, ad esempio colpendo un palo dopo il salvataggio sulla linea di Succeravolo. Ed è un giocatore importante, peraltro a Terni viene considerato da molti come se fosse l'ultimo degli sconosciuti, insomma uno che gioca 3 anni a Verona, che vince la C a Verona, che rimane in B a Verona, sai, Verona non è esattamente una piazza facile per un giocatore. Io non dico che debba essere titolare fisso, ma in certe partite in cui scegli di affidarti a un play basso di contenimento, Russo può dare sicuramente un grosso contributo. Credo che nel girone di ritorno, anzi sono certo, se sarà bene fisicamente giocherà ovviamente un discreto numero di partite e in alcune circostanze potrebbe anche fare il titolare. Eramo è un buon giocatore e devo dire che la sua migliore prestazione l'ha fatta per un'ora, perché poi si fece male alla spalla come regista, chiedo scusa, col Modena, poi si fece male alla spalla ed è l'unica occasione in cui Viola poi subentrò dalla panchina.
secondo me ieri eravamo nei 35 minuti in cui ha giocato da playmaker centrale, non ha fatto nulla di sostanziale, al di là della traversa con quel pallonetto dai 30 metri, con la quale tra l'altro avrebbe festeggiato al meglio e la nascita della bambina e 200 presenze e le 200 presenze tra i professionisti. Io nella pagella, io ti do una risposta, cioè ti do la risposta di stasera a una mia domanda per Radio Galileo in intervista dopo partita, perché eramo e non Viola da quel momento in poi, e mi diceva, cioè ha risposto così De Serri perché gli serviva un giocatore che avesse caratteristiche più da incontrista, e eravamo rispetto a Viola di queste caratteristiche ne ha di più. Questa è la risposta di Attilio De Serri ieri subito dopo la partita con col Brescia. Secondo me ieri in quei 35 minuti era, ma a parte quel pallonetto, non ha fatto nulla di significativo, non ha fatto danni, ma non ha nemmeno catalizzato la manovra. In un paio di circostanze avrebbe potuto, a mio avviso, certo stando seduto in tribuna è tutto facile, verticalizzare, invece ha scelto la giocata sul corto, chiaramente non l'ha sbagliata, ci mancherebbe altro. Poi è chiaro che nelle pagelle vai a rivedere la partita, non ha sbagliato nulla di sostanziale, ha sfiorato il gol due volte, perché io ci metto anche il colpo di testa nel primo tempo sul cross di Janza, è chiaro che lo premi con un voto buono. Ma secondo me, mentre col Modena aveva giocato molto bene in cabina di regia, non altrettanto per un'ora, prima di farsi male, non altrettanto ha fatto ieri nei 35 minuti finali. E quindi per esclusione... a mio avviso il regista titolare, come è stato finora, deve essere Viola. Se sei d'accordo con chi definisce Viola un po' stanco, un po' affaticato? Allora, allora, probabilmente lo è, perché ha giocato, ripeto, 24 partite su 25, di cui 23 titolare. Io ieri non avrei tolto Viola e avrei tolto Eramo, lo dico a maggior ragione dopo aver rivisto la partita, e lo dico in assoluta buona fede, senza lasciarmi condizionare, almeno coscientemente, dal mio pregiudizio positivo su Viola. Rivedendo la partita, io non credo che Viola in quei 35 minuti finali, con un centrocampo strutturato diversamente, con una mezzala sinistra che affondava come Crecco, che è entrato molto bene in partita, per non parlare di Falletti, non credo che Viola avrebbe dato meno di Eramo. Rivedendo la partita ho visto, come per Janza, una serie di giudizi negativi che non condivido affatto. Che stia forse non al top della condizione è probabile, ma per un fatto proprio di stanchezza. Infatti non escludo che a Bologna possa partire dalla panchina, lo vedremo in settimana, lo scopriremo. Tanto Tesser non è uno che faccia pretattica, quindi già tra giovedì e venerdì, ma già da giovedì credo avremo un'idea abbastanza chiare. Potrebbe anche usufruire di un turno di riposo e non ci sarebbe niente di scandaloso. A me ieri non è sembrato giù di tono, secondo me ha giocato una partita dignitosissima, non è stato molto rapido negli spostamenti laterali, è vero, ma ha fatto girare spesso la palla di prima. Sulle caratteristiche di fondo, il mio parere è non diametralmente opposto a quello dell'amico, ma proprio in antitesi perfetta, perché se c'è un giocatore che è capace di verticalizzare e spesso in maniera efficace, di recapitare la palla telecomandata a 30 metri, di alternare la giocata sullo stretto a quella sul lungo e di vedere il gioco, perché oltre ad un piede stratosferico, perché per me il sinistro di Viola è stratosferico, è uno dei pochi è fra i due o tre centrocampisti della B ad avere visione periferica, e non mi si venga a dire che non è infinitamente superiore a Matuzzalem Viola, questo è il mio parere. Allora, questo è un giocatore irrinunciabile, e secondo me anche solo il fatto di porsi l'interrogativo mi lascia attonito, ma questo è il mio parere personalissimo, opinabilissimo, discutibilissimo. Uno dei due lo deve fare, ma infatti due, No, ma il calcio è bello per questo, abbiamo idee completamente diverse, cioè voglio dire su Viola, cioè proprio completamente opposte. Non è che mi stupisca tanto la difformità sul giudizio globale sul giocatore, quanto quella sulla partita di ieri, perché l'ho rivista la partita, non ha sbagliato Luca, appoggi. Abbiamo detto, tu dissenti su quello che hanno dato, i voti che hanno dato i colleghi a Janza e Viola, e i colleghi dissentono con te sui voti che hai dato. Ma vedo anche molti tifosi sono... che hai dato 6,5 a Janza, 6,5 a Viola. Molti dissentono naturalmente sul, parecchi lo scrivono anche qui, adesso non sto a leggere. Beh, comunque peraltro io per carità, ognuno dei voti, io insomma 6,5 a Meccariello che ci ha fatto prendere. Ma non li date i voti, evitate di dare i voti, mai dati i voti, date un giudizio sulla partita, un giudizio.
Io chi ha inventato i voti sono perché magari il voto fotografa, ma non fotografa un tubo, vedere subito i voti, ma non fotografa un tubo perché è sempre personale, sempre soggettivo. Assolutamente, tu gli dai 7,5, io gli do 4, magari gli do 4 perché mi è antipatico, o gli do 7 perché mi è simpatico. Quando c'è la forbice di mezzo voto uno dice vabbè, però quando c'è una forbice di un punto e mezzo ti lascia... Io però non ho pregiudizi. Allora, come è noto, faccio un esempio. A me Crecco non mi convince. È un 95, ci ha fatto vincere a Frosinone con un grande assist, ha dato la palla all'assist per Avenatti contro il Catania, ieri ha fatto l'assist per il primo gol, ha grandi potenzialità, tutto quello che volete. Secondo me in questo momento è un giocatore ancora parzialmente inespresso. E, ma giovanissimo. Però questo non mi impedisce... Ha fatto la prima era fino all'anno scorso. Esatto, ma non mi impedisce di vedere che ieri... più o meno come Falletti ha spaccato la partita, ma non solo per l'assist del primo gol di Avenatti, ma perché ha affondato, intanto ha rubato 2-3 palle importanti in fase difensiva, parlo di Crecco, ma poi ha affondato 2-3 volte sulla sinistra, allora in maniera imperiosa. Perché non ti convince? No, ieri mi è piaciuto moltissimo, però in altre partite l'ho visto quando è partito titolare come mezzala sinistra, secondo me ha palesato uno scarso senso geometrico. Ecco, ad esempio, quando Viola ha Eramo alla sua sinistra, un giocatore su cui scaricare quando sul corto. Dici geometrico, dici? Allora, secondo me Eramo... Per capirci, adesso no, allora, Crecco per me non è una mezzala. Per me Crecco è un laterale sinistro. Poi può benissimo giocare alto, basso, per anche me più alto. Me... E quando fa la mezzala sinistra nel 3-5-2 che adottiamo dalla partita di Bari, quindi dalla prima settimana di novembre, non offre la sponda giusta a Viola, perché a volte affonda quando invece dovrebbe attendere il passaggio, cosa che Eramo sa fare. A mio avviso, e concludo, Eramo non sta facendo un campionato pari alle aspettative, secondo me, però garantisce una capacità tattica che gli deriva anche dal tipo di carriera diversa, oltre che dalle caratteristiche. Certo. Del resto stiamo paragonando un 89 a un 90, credo, 90, non mi ricordo, comunque a un 95, 5 anni nel calcio sono tante, Allora, c'è il magico cinghiale, non so bene adesso chi sia, grande prova dei ragazzi, ma non dimentichiamoci che abbiamo giocato contro una squadra di morti. Beh, insomma, un po' esagerato. Tanto morti no, questa definizione. Lenti, magari sì. Un po' lenti, però insomma, cioè, morti giocatori no. Sicuramente. Il Brescia c'ha 4-5 giocatori di livello assoluto. Il Brescia, dice chi scrive questo post, è stato veramente poca cosa. È vero, proprio vero che il calcio è soggettivo, Vanni, hai ragione tu, cioè è la materia più soggettiva e opinabile del mondo. E quindi voglio dire, perché io mi devo fidare di, ma non parlo di te, mi devo fidare di Giovannetti o di un altro collega e gli do il voto, io infatti quando vado a vedere la partita poi mi metto sempre da solo. Secondo me poi, io non parlo di Luca, secondo me poi, io siccome giro l'Italia, e sento i colleghi alla fine delle partite che da una parte all'altra della tribuna stampa dicono che voto gli diamo a Tizio, capito? A volte viene mercanteggiato il voto. Luca, tu vieni con me, quindi senti spesso e volentieri. Anche quest'anno l'abbiamo sentito. Ecco, quindi voglio dire. Ma veramente l'abbiamo sentito ma due o tre volte. Ma quale importanza può avere il a voto? A me la cosa che interessa è meglio il giudizio, quando prendo la lista della squadra che non conosco è vedere l'anno di nascita. Solo per quello riesco a inquadrare il giocatore in un modo o nell'altro. Perché per il resto non voglio sapere neanche il nome, insomma, non mi interessa. Il giocatore, la data di nascita, ti rendi conto se è un ragazzino di 18 anni perché fa quegli errori o perché non li fa. Ma c'è la relativizzata anche in brazza alla varia bella anagrafica, quello che dicevo prima su Crecco, ma aspettiamo Crecco, diamogli un paio d'anni di maturazione e poi vediamo che gioco. Io continuo a pensare che io lui sia un ottimo laterale mancino, non credo che sia una mezzala, ecco questo, certo. Ma parliamo di un 95. Lui in effetti viene dal 4-4-2, nella Lazio giocava diversamente, nella certo. Della Lazio. E poi continua anche secondo questo amico del post, dice Viola per il momento lo vedo un po' stanco. Daniele Lilli, buonasera Ivano, ieri sono tornato allo stadio con grandissimo piacere a tifare Ternana dopo qualche assenza di troppo. La partita mi è piaciuta tantissimo, nel secondo tempo oltre allo spacca partita Falletti, oltre ad un vivacissimo Crecco e un Ceravolo ispirato, ho visto tutta la squadra crescere nel secondo tempo con un Avenatti top player, come si dice adesso, anche se a me non piace proprio questo termine però. Il primo tempo però non mi era dispiaciuto come nelle parole di Silvano Ricci. Dico un grandissimo grazie a Tessera che fa giocare la squadra al massimo delle proprie potenzialità con grande grinta. Gara con il Vicenza dimenticata. Questo è quello il parere appunto di Daniele. Silvano, ti volevo chiedere, vabbè,
su, diciamo che Biagio Meccariello è stato sfortunatissimo in quella, in quel quella situazione. Quello l'ha tirato una volta nella vita, probabilmente. È vero che poteva giocarla, sì, poteva mettere sul fondo diverso, però poteva fare tutto tranne quello che ha fatto, però sono istanti, sono sì, millesimi di secondo quelli, certo. Noi dicevo ieri sera, facciamo presto a dire tanto dalla, brutto un po' del genere, sì. Però certo rimane, sarà anche molto sfortunato, ma anzi che si è ripreso poi. Ma Michelello ha una grande capacità, Ivano, non si abbatte di fronte agli errori, eh. Lui è una pietra. Per un ragazzo così giovane e per un difensore è un grande pregio. È importante, eh. Meccariello, se commette un errore, che poi ripeto è stato anche molto sfortunato, lui continua tranquillamente, non accusa il colpo. Ma questo, sono 3 anni che gioca Meccariello a Terni, no? Questo è un suo grande pregio. Poi devo dire che ha 4 come centrosinistra, alla sinistra di Valiant, come marcatore di centrosinistra, è andato bene nella ripresa. Tra le altre cose, ieri gli sono capitate diverse situazioni, evidentemente capitandogli c'era Caracciolo, nel corso settimana Strucheli nel fine allenamento, dopo l'allenamento, si è intrattenuto spesso con Meccariello con i cross praticamente dalla tre quarti campo e i cross laterali con Meccariello che saltava di testa. Ci hanno lavorato in settimana? Sì, molto. E queste situazioni ieri si sono viste in 4-5 volte e lui è stato bravo in 3-4 occasioni veramente a mettere in atto quello che aveva fatto. Comunque Caraccio 2 volte l'ha presa di testa, sì, una nel primo tempo e una alla fine con Brignone che era uscito e l'ha presa sopra e uno come Caracciolo, però assolutamente non è adesso, ha maggior ragione, certo. No, lì l'unica cosa che devi evitare è il cross, no? Cioè, una volta crossato diventa difficile contrastare Caracciolo sulla palla alta. È difficile. Difficile per chiunque, anche per il portiere che ha le mani, insomma. Non senti, come... Stefano Fabio Cresta mi dice: ma come ci vedresti Valiant in mezzo? Come... Io molto bene. Valiant è uno che si adatta a diversi ruoli lì nella zona centrale del campo. Dunque sia da difensore che da mediano, secondo me, è uno che. Ma da mediano o da. Da mediano. Da centrale, sostituto di Vitola, insomma, centrale. Di Viola o di Eramo, però, di Palumbo, chi gioca per lui. Ripeto, ha le caratteristiche. Neanche entro in contrasto con lui da questo punto di vista. Con quelle caratteristiche, secondo me, il mediano uno non lo può fare. Punto. Dunque, per come penso il calcio. Valiant non è un mediano, è un regista. Valiant, io dico. No, ecco, Valiant sì, Valiant lo può fare. Ma perché deve giocare un mediano a 3? Ma la Fiorentina sono 3 anni che gioca senza un incontrista. Ma perché bisogna giocare con un incontrista? Non ci gioca. E allora qual è? Ma perché? Sì, mica ma un dogma che il premier centrale debba essere un incontrista. Sì. Ma chi lo dice? Però stai parlando della Ternana che fino a 2 domeniche fa era in zona play-out. Allora voglio dire, devi ragionare in modo diverso. No, 2 domeniche fa eravamo ottavi e adesso siamo tornati ottavi, quindi dopo il Vicenza. Allora voglio dire, non siamo una grandissima squadra e non dobbiamo concedere niente all'avversario. Secondo me questo è il concetto. Non devi concedere niente all'avversario e quando hai la possibilità devi trovare gli spazi per attaccarli e lì i giocatori ci potresti avere, perché Gavazzi, Greco, Falletti, Ceravolo in particolare, voglio dire, questi hanno davanti hai tante soluzioni, no? Appunto, allora voglio dire, davanti intendo anche sulla tre quarti, perché abbiamo anche Piredda che adesso è caduto, l'ho dimenticato. Abbiamo concesso 2 gol al Vicenza incredibili, no? Voglio dire, allora ma devi schermare la difesa, secondo me sì, soprattutto centralmente, soprattutto davanti ai 2 centrali. Per esempio io su Valiant non sono d'accordo, per me Valiant può fare la allora secondo me rende di più a centrocampo che in difesa, anche se a mio avviso ieri è andato molto bene, molto, ma col Vicenza no. Ma Valiant non è un playmaker centrale, Valiant è una mezzala destra a 3, deve giocare intermedio destro, io non ce lo vedo mai in mezzo al campo, però sono Questi sono i commenti. Mentre cioè, mezzala destra, in una mediana a 3, una in 3-5-2, per esempio Valiant per me ha margini di crescita sconfinati. Io sono sicuro che Valiant diventerà un giocatore vero. Ti è piaciuto ieri Valiant? Sì, molto. Ieri è andato molto bene. Senti, mi dici, mi sintetizzi la partita di Avenatti? Ma guarda, io quando è arrivato sono stato il primo, quando la prima volta che l'ho visto allenarsi, ho detto questo è un po' gioca a calcio, voglio dire, pensando al calcio che facciamo noi. Perché veramente io non ero uno stimatore degli Avenatti fino a quest'anno, perché dopo quando l'ho visto quest'anno è tornato un altro giocatore, proprio un'altra persona. Ma già in ritiro, sempre l'ha detto anche il suo compagno di squadra. Sì, no, tra l'altro, voglio dire, uno alto, 1,97, che non prendeva una palla di testa, io non
dimentico mai la partita con l'Avellino, che era la prima, credo, quando un difensore che era con la Ternana prima, Pisacane, che era diciamo così 20 centimetri più basso di lui, gli ha preso tutte le palle di testa. Cioè, uno alto 1,97 che non alza i gomiti, non piega le gambe, gioca così come giocava lui, è vero, è tutto difficile, arrivi da fuori, non conosci la lingua, tutta una serie di questioni che sicuramente, ma lui non era preparato proprio fisicamente, secondo me, e anche nella cattiveria. Adesso secondo me è un giocatore quasi vero, secondo me deve fare ancora il trapasso per diventare un grosso giocatore, però lo può fare soltanto se trova allenatori giusti, la squadra giusta, perché non lo so se ha questa grande personalità a quell'età, come diceva lui, se sbaglia magari si smonta, cioè, non lo so. Ieri dopo il gol per esempio è stato irresistibile. Certo, voglio dire. Ha tratto linfa vitale dal gol, sul piano proprio della convinzione. Mediocre. Questo è un po', diciamo così, tutte le punte hanno questa caratteristica, però voglio dire, lui secondo me lo penalizza tanto di più, nel senso che non ha questa grandissima personalità, a me non sembra. Cioè io non lo vedo, uno alto come lui, fisicamente, ma proprio adesso è messo bene bene, non lo vedo mai allargare i gomiti, gli arrivano da dietro, gli danno, cioè, voglio dire. Ieri è stato un po' cattivo, un 2-3 circostanze. Secondo me lo deve diventare ancora di più, ma soprattutto dentro l'area di rigore. Lo deve diventare non soltanto nel fare il gol, ma proprio perché deve mettere a disposizione di se stesso e della squadra il fisico che ha. Dunque lui può fare ancora il grande salto. Beh, ricordiamo che aprile 93. Sì, giovane, di uno che non ha ancora compiuto 22 anni. Intanto ringrazio i colleghi di Terni, di Ternana News, che già praticamente hanno riportato nel portale la presenza di Ceraula a Notte Gol e quello che ha detto a Notte Gol. Ci fa piacere, insomma, che sia seguita anche dai colleghi il nostro programma. Della Perugia la seguono questa. Come? Della Perugia la seguono questa. Facessero come ritengo più opportuno fare. Io non ho problemi, io ho salvato sempre, sono sempre quello che ha salvato le botte a un collega di Perugia, ahimè. In quel momento mi sentivo una battuta, sì. di poterlo. A parti invertite, quando ho rischiato io a Perugia, non quest'anno, tre anni fa credo, adesso non ricordo, no, tre anni no, forse qualcosa di più, però se non era il mio, un amico che mi veniva a prendere, non, sicuramente non erano i colleghi di Perugia a metterci una parola buona, anzi tutt'altro, vabbè. Succede anche questo. Luca, parliamo un attimo del Bologna. Bologna è secondo in classifica, 6 punti dal Carpi. L'obiettivo è quello di scavalcare il Carpi e di vincere il campionato, cosa che secondo me è possibile. È largamente la squadra migliore del campionato, senza contare che non ha ancora di fatto inserito i nuovi, a parte uno spezzone nella gara di sabato di Vittoriosa Crotone, di Kristicic, che è entrato nella mezz'ora finale, ma deve ancora di fatto utilizzare Castaldello, e parliamo di Castaldello, è tra i 10 migliori difensori italiani, credo, al centro della retroguardia, in avanti c'è Sansone che deve ancora ovviamente integrarsi bene negli schemi, insomma ha una tale ricchezza di organico il Bologna che si permette di mandare in tribuna Garix, che è un difensore da Serie A, l'ungherese. Si permette di mandare in tribuna Troianiello, che in B ha sempre fatto bene. Si permette di. Ma non è che se ne sono passati a Bologna, non gli è passato. È un organico fin troppo ricco, insomma. Vabbè, però adesso hanno una società talmente potente. Il Bologna è in mano. Però insegna la rete. Però è in mano un gruppo finanziario talmente potente. Che... Allora, secondo me, non è una battuta: il Bologna ha allestito un organico sovrabbondante anche per la promozione diretta, cioè talmente ricco sul piano qualitativo e numerico. Questa è una squadra che con 4-5 ritocchi può salvarsi in Serie A, secondo me. Beh, 4-5 significa rifare la squadra, sono tanti. Ma forse dipende i 4-5 che sono, certo. Beh, è chiaro che in attacco ci serve una punta di categoria, in difesa serve un difensore di categoria da affiancare a Castaldello,
in mezzo al campo gli anni passano, ma tu Zaremme non lo so l'anno prossimo come potrebbe affrontare la Serie A, però ripeto, per me è la squadra, per me, opinione di tutti noi credo, è la squadra più forte del campionato e comunque viene da 5 vittorie e un pareggio. A Bologna non sono entusiasti del gioco espresso dalla squadra, criticano Lopez e parliamo, ripeto, di un allenatore alla guida di una squadra che nelle ultime 6 partite ha raccolto 16 punti, quindi lo criticano per alcune scelte a centrocampo, come vedete tutto il mondo è paese, qui stiamo discettando sul playmaker centrale. A Bologna, dove giocano col 4-3-1-2, discettano sulla scelta delle mezze ali perché Lopez continua a dare fiducia ai due ex Lanciano, Casarini e Bukel, mentre invece loro ad esempio considerano intoccabile Zuculini, che gioca, che secondo me è un gran giocatore, a intermittenza, quindi però parliamo di critiche nelle quali noi non possiamo entrare, perché per quanto uno segue il Bologna lo segue a distanza, no? Certo. E chiaramente non abbiamo gli strumenti che hanno i giornalisti locali o gli addetti ai lavori bolognesi, certo. Ci mancherebbe altro, però insomma mi sembrano critiche così, forse abbastanza severe per una squadra che comunque con 16 punti in 6 partite sta dimostrando di essere lanciato alla rincorsa del Carpi. Io credo che se non avverranno stravolgimenti impensabili, in una squadra già forte, quando vai ad inserire Castaldello, Kristicic e Sansone, cioè 3 giocatori da Serie A, uno per reparto, non puoi fallire l'obiettivo della promozione diretta. Credo che alla fine il Bologna vincerà il campionato scavalcando il Carpi. Detto questo, io non credo che la partita di Bologna sia chiusa in negativo della Ternana. No, perché no, scusa, è una battuta, sì, no. Visto che hai detto della regina, della reggiana di qualche anno fa. Sì, dico, però la Ternana se la può giocare. È chiaro che il Bologna è più forte, gioca in casa, ci saranno credo almeno 17-18 mila spettatori. Tra l'altro il Bologna ha varato una politica promozionale per la festa di San Valentino, per cui gli abbonati potranno portare nel loro stesso settore il o la partner. Molte società varano delle politiche promozionali, tranne la Ternana, credo, e poche altre, perché che brilla per la sua totale e desolante assenza di idee, che vabbè, lasciamo stare, se altrimenti debordo dalla domanda che mi hai fatto. Insomma, una partita complicatissima, lo capirebbe chiunque. La squadra più forte del campionato, forse lanciatissima, è facile per questo. Però io dico, la Ternana, se perdi col Bologna l'affronti con l'animo sereno, sei in una tranquilla posizione di classifica, in questo momento ottavo alla pari con Lanciano, te la vai a giocare, se la perdi non è accaduto nulla. Punto. Ma non è assolutamente matematica la sconfitta. Ci ha pareggiato il Pescara la settimana scorsa, cioè parlo della penultima gara, 0-0. Non è che la Ternana parta già battuta o che il Bologna abbia già i 3 punti in tasca. Certo, Albano Mancini ci fa fare una riflessione, una domanda. Ciao Ivano, un saluto a Fabio Fieravolo che non c'è più, a tutti voi. Partita tosta e ben giocata per tutti i 90 minuti, bravissimi tutti, ma se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, parla della prestazione secondo Albano Mancini di Viola che non gli è piaciuta. Grande mister per i cambi azzeccatissimi, una domanda. Secondo voi, viste le potenzialità di Avenatti, non gioca un po' troppo fuori area alla Ibra, tra virgolette? Ma sono le sue caratteristiche, lui ama rinculare. Spesso Tessera gli ha chiesto quest'anno anche in allenamento di stazionare più nei pressi dell'area di rigore, ma Avenatti per caratteristiche sue ama rinculare sulla tre quarti e andare a prendersi palla o comunque partire dai 30 metri. Questo fa parte del suo bagaglio. È chiaro che giocando più in area di rigore potrebbe arrivare più spesso al tiro, però è il suo modo di giocare. Ma ripeto, ricordiamoci che tra 2 mesi compirà 22 anni, quindi è in una piena fase evolutiva come maturazione a livello tecnico-tattico. E quindi sicuramente sta acquisendo in questo campionato e acquisirà nel breve periodo capacità di lettura che magari in questo momento ancora non possiede. Detto questo, ripeto, lui ama proprio rinculare, proprio una sua prerogativa più caratteriale che tattica. No, è importante, diciamo, io lo preferirei più come prima punta dentro l'area di rigore, però se lui ha questa caratteristica e ce l'ha, tornare indietro, l'importante è che però è presente dentro l'area di rigore, certo, nei momenti importanti. Nei momenti in cui serve. In cui serve, lui fa quei 30 metri e si trova dentro l'area di rigore, perché
alla stazza fisica che gli permette di fare male. Dunque il fatto che torni indietro, eccetera, va bene, nel senso che ti liberi di marcature, quando arrivi dentro magari ti vengono a prendere, ma ti vengono a prendere con qualche secondo di ritardo e tu puoi fare ancora più male. Però lì, è come diceva benissimo Luca, è la lettura che tu dai all'azione, cioè come leggi la partita, come leggi il momento, perché questo è importante per lui, proprio come lettura sua personale. Da questo punto di vista parlo solo di valutazioni squisitamente tattiche, e figuratevi se posso discutere Božinov, che è un talento cristallino. A proposito di Božinov, vabbè, ce l'ha parlato Ciravolo. Sì, si sta curando in Bulgaria, dovrebbe tornare tra 10 giorni. E potrebbe farcela per l'ultima partita di questo mese, che credo sia la trasferta di Avellino. Potrebbe farcela, quantomeno per tornare tra i convocati. Perché come nota questa distorsione alla caviglia che si è procurato in allenamento una settimana fa. No, dicevo, sul piano... Ah, qui devo correggere, perché poi su Terni Rete e anche qui in televisione è stato detto in seguito a uno scontro con Diandà. Lo scontro non era con Diandà, ma era Gagliardini. E l'accoppiata Venatti-Ciravolo è ben assortita sul piano tattico, perché Venatti viene incontro e Ciravolo aggredisce la profondità, mentre ad esempio Venatti e Božinov hanno caratteristiche abbastanza analoghe, pur nella differenza dettata dalla diversa struttura morfologica, ma questo non significa nulla. È chiaro che noi abbiamo, e lo dimostrano le presenze e il minutaggio, abbiamo tre cotitolari alla pari. In realtà Venatti è titolare fisso e inamovibile, e anche qui lo dicono le presenze, perché lui ha saltato soltanto tre partite, perché era in un'occasione squalificato contro il Vicenza e in altre due infortunato, e un'altra volta a Carpi è subentrato dal finale, ma perché anche lì aveva un problema muscolare, se no nelle altre 21 partite ha giocato sempre titolare. Božinov e Ciravolo se la giocano alla pari, hanno caratteristiche diverse, per motivi diversi entrambi sono da considerare cotitolari alla pari, e una squadra che punta a salvarsi con netto anticipo, diciamo questo, a salvarsi con anticipo, no. Deve avere tre cotitolari in avanti, non ne deve avere quattro o cinque come il Bologna, ma ne deve avere tre. Oh, io avevo un messaggio, però non riesco a ritrovarlo, di un amico che non so, non riesco a trovarlo, però ci chiedeva, visto che la Ternana aveva tutti quegli assenti in difesa, ci chiedeva se ci fosse stato qualche problema per un difensore, che cosa sarebbe successo, perché in panchina ci diceva chi ci aveva come difensore, aveva solo il Gagliardini. Mi scuso con questo amico che praticamente non ritrovo il messaggio, sinceramente ci stavo provando ma non lo ritrovo. Comunque già sabato a Bologna la situazione dovrebbe normalizzarsi, adesso sperando che tutto fili liscio durante gli allenamenti settimanali. Tra l'altro la squadra ha ripreso la preparazione questa mattina con una seduta defaticante, domani seduta pomeridiana, non ci sarà la doppia seduta questa settimana e non so se ci sarà, ma immagino di sì, la consueta amichevole di metà settimana mercoledì pomeriggio. Oggi intanto torna Popescu dopo un turno di squalifica, e nella difesa a tre un elemento rapido e reattivo come Popescu sul centro-sinistra è fondamentale, anche perché questo consentirà a Fazio di tornare nel suo ruolo naturale di laterale destro, e quindi evidentemente Janssen ci volerà in panchina, e probabilmente la difesa sarà quella classica degli ultimi mesi: Valiant, Meccariello, Popescu. Inoltre Ferronetti è tornato ad allenarsi in gruppo, quindi ha superato o quasi la contrattura al soleo, insomma al polpaccio, che ha accusato martedì scorso, e quindi immagino che sarà convocato e quasi sicuramente per la panchina, ma già averlo in panchina è importante, perché ad esempio abbiamo visto a Pescara che nei 10 minuti finali Ferronetti ha fatto il suo subentrando. La settimana guarisce? Beh, ma era una contrattura senza lesione comunque, quindi dipende dall'entità della contrattura. Sì, è inipotizzabile che possa giocare dall'inizio, ma io credo che in panchina ci possa andare, salvo deprecabili a ulteriori problemi fisici che speriamo e siamo convinti non ci saranno. E poi ultima notazione, è tornato a lavorare a parte Bastrini, o meglio ha proseguito nel lavoro differenziato Bastrini, che come è noto manca dalla prima gara del girone di ritorno, quindi ha saltato le ultime tre gare perché ha una forma
di infiammazione all'adduttore riconducibile alla pubalgia, poi io non sono un medico sportivo e quindi non mi addentro in campi che non mi competono e per i quali non ho alcuno strumento e alcuna competenza, però insomma per capirci è analoga alla pubalgia il problema di Bastrini, però sta lavorando a parte, chissà che anche lui non possa farcela eventualmente per la panchina, Ferronetti dovrebbe farcela e comunque ripeto torna Popescu dopo la squalifica, quindi i giocatori out sono Masi, l'abbiamo detto prima, torna venerdì ad allenarsi a parte, sarà pronto tra fine marzo e i primi di aprile, e Bocinov che si sta curando in Bulgaria. Oh, quindi siamo un po' in conclusione, eh? Abbiamo fatto un po' tardi anche questa sera, volevo dire che per quanto riguarda il gioco indovino il finale, questa settimana, o meglio la settimana scorsa non ha vinto nessuno perché la sconfitta da Terana per 2-0 in casa non ha fatto indovinare il cuore, voglio dire, fa brutti scherzi in questo frangente. E quindi nessuno ha indovinato i risultati che erano oggetto del nostro quiz. Questa settimana, visto che si giocava una sola partita, non abbiamo fatto indovinare il finale, quindi tornerà la prossima settimana. Niente, chiudiamo qui la nostra notte gol. Ci risentiremo lunedì per un altro appuntamento con la nostra rubrica sportiva. Venerdì, no? La presentazione della partita di Bologna. Venerdì la partita di Bologna, sabato San Valentino, noi saremo al Dall'Ara per raccontare agli amici che ci vorranno seguire la partita in radio. Oggi in un forum dei tifosi di Bologna, ma è stato un commento carino, educato, garbato, un tifoso di Bologna ha scritto, tanto per conoscenza, quindi qualcuno lo sa in Italia, San Valentino è il patrono di Terni, ma cerchiamo di festeggiare solo noi. Vabbè, allora lei è uscito da parte nostra a dire no, il santo è nostro, cerchiamo di festeggiarlo noi. Meno male, voglio dire, no, però è stato un commento garbato, che, eh. Dico, meno male che qualcuno sa. Sì, sì, l'ha scritto un tifoso del Bologna. Sì, sì. No? Era un forum dei tifosi del Bologna, l'ho letto oggi pomeriggio. Senti, come vuoi concludere questa trasmissione? Ma io devo concludere io? Dario, se vieni un attimo e poi perché io devo. Mi serve un attimino una cosa che ho dimenticato. Ma la conclusione, secondo me, su questa settimana, su questa partita che è stata fatta ieri dalla Ternana, secondo me non può essere che positiva. Proprio come concetto, come una partita persa che tu hai ripreso e l'hai vinta. E l'hai ribaltata. E l'hai ribaltata completamente in 30 secondi, ma al di là dei 30 secondi, con un secondo tempo, secondo me, fatto molto bene. Ma proprio guardando le specificità della squadra, qui hai visto veramente la squadra che cosa ti può dare. Questo secondo me è la lettura che gli do io, che gli ho dato a fine partita, pensando alla Ternana rispetto al primo alla prestazione. Tempo. Cioè la prestazione che hanno fatto nel secondo, hanno non solo ribaltato la partita, hanno proprio cambiato l'atteggiamento mentale. E questo secondo me è un fatto importante, perché è un fatto di maturazione, l'allenatore qui conta tantissimo, è inutile negarlo, e devo dire che l'importante è che adesso loro però fanno tesoro di questo, perché altrimenti se lo disperdono, come è successo dopo la partita di Perugia, secondo me si fanno del male da soli, è un peccato, perché poi quelle caratteristiche ce l'hanno. Non sempre ti può andare bene, non bisogna tirarle fuori una volta ogni tanto. Esatto, diciamo. Bisogna tirarle fuori sempre. Dunque, questo era un po' il concetto: dare una staticità di quel tipo di gioco che può portare punti, ma soprattutto prestazioni ben fatte. E comunque nel girone di ritorno abbiamo fatto 3 vittorie e 1 sconfitta. Eh? Certo. Chiaro che quella di Vicenza, per come è maturata, brutta prestazione, sconfitta casalinga, ci ha, tra virgolette, traumatizzato. Però non perdiamo di vista, mi riferisco a me stesso per primo. Certo. Che noi comunque abbiamo vinto 3 partite su 4 e sì, sì. Se è vero che i pareggi sì, alla fine sono importanti ma cambiano le cose, fare dei blocchi di 3 vittorie e 1 sconfitta ogni 4 partite ci sarebbe magari da fantascienza. Allora diciamo, era questo quello che volevo dirvi proprio in chiusura di trasmissione. Diciamo, questa è la settimana che porta alla festa di San Valentino e a Terni per Terni anch'io, che è un'emanazione della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, appunto ha messo in vendita il cuore di San Valentino, un cuore di cioccolata al costo di 12 euro, 300 grammi di cioccolata buonissima, tra le altre cose, io ho avuto modo di assaggiarlo, altrimenti no. E, devo dire che è una,
È una vendita che ha come scopo la solidarietà, perché con il ricavato della vendita dei cuori di San Valentino si contribuirà ad acquistare il videobroncoscopio da destinare all'ospedale di Terni. Che cos'è questo apparecchio? È un apparecchio che serve per prevenire il tumore ai polmoni. Quindi diciamo che è lo strumento diagnostico importante. È importante, una settimana in cui si fa un regalo, credo che con 12 euro si fa un bel pensiero alla propria cara o al proprio caro. Due pacchetti di sigarette, sì, infatti, sì, perché sono aumentate. Volevo dire poi, mentre lo tengo qua davanti, solo che le sigarette fanno male ai polmoni, e questo fa bene, ecco, fa bene anche moralmente, no? Assolutamente sì, poi stai parlando con uno che queste cose le fa lo so. Non solo queste, sì, anche altre, però. Per i bambini soprattutto, no? Non abbiamo dato mai pubblicità a quell'aspetto, ma bisogna che una volta ne parliamo. Volentieri, tra l'altro adesso, come io sono anche presidente di Felcos Umbria, e abbiamo vinto un progetto europeo di 2 milioni di euro finanziati dalla Comunità Europea su, diciamo così, risparmio alimentare, risparmio in generale, ma soprattutto alimentare, visto quello che ci sta accadendo intorno. Questa cosa l'ha ricordata Papa Francesco pochi giorni fa, perché secondo me c'è veramente bisogno di cambiare idea rispetto al mondo, rispetto a quello che ci accade intorno. Dunque, e ci stiamo già lavorando con le scuole, dunque, anche con le scuole ternane. Io non lo sapevo, se no stasera ne avremmo parlato. Adesso è tardi. Intanto mi puoi concedere 20 secondi? Prego. 20 secondi. Sono orgoglioso di essere ternano per un motivo, per tanti motivi. Per uno in particolare, ho saputo, cosa di 3-4 giorni fa, che è stato aperto in via Vollusiano un emporio alimentare destinato agli indigenti. Questa è una grande lezione di civiltà. Non entro nelle, per carità, lungi da me, nelle tematiche che si sono accese su questo fronte. Su un termine c'è una notizia. Auspico personalmente che quanto prima ci possa essere anche una struttura residenziale per gli indigenti, per le persone che non hanno tetto sopra la casa, lì sempre in via Vollusiano, anche se so che ci sono delle resistenze da parte di alcune persone del quartiere, e io non entro proprio non intendo minimamente entrare nella polemica, assolutamente, però insomma già l'apertura di questo emporio alimentare per persone che fanno fatica a mangiare è una grandissima lezione di civiltà, e io sono veramente felice che questo esperimento pilota ci sia nella nostra città. Questa è una cosa, Terni è molto denigrata da questo punto di vista. Io devo dire che noi siamo veramente avanti, l'Umbria in generale, ma in modo particolare Terni, da questo punto di vista, rispetto a quello che ci accade intorno, siamo forse tra i più sensibili in Italia. Dunque siamo molto portati a dare molto da questo punto di vista. È bello, no? Mentre si scoprono che 7.000 italiani hanno il conto in Svizzera, c'è qualcuno che invece pensa anche a chi... non riesce a mangiare, a fare due passi al giorno. Non certo loro, questo. Ah, beh, se aspetti loro che ti danno una mano, sono sempre le persone umili. Sono le persone umili che veramente magari sacrificano le 10 euro della propria pensione minima di 400 per poter. Cioè, io non faccio nome, ma c'è una persona che ogni tanto mi dà alcuni soldi, la sua pensione, per donarli all'Associazione Italiana alla Lotta contro il Cancro. A volte dico, ma ti servono? Non ci sta niente da fare. Ecco, quindi questa ce ne sono molti lezione, di questi, te l'assicuro. L'esperienza mia di raccontare. E allora vi dicevo che questi cuori di San Valentino possono essere acquistati presso la cooperativa CTL in via Leardi, la tabaccheria in via Bramante, la tabaccheria di Riccardo Zampagna in piazza Tacito, un saluto a Riccardo, al bar Due Tilli di via Vanzetti, alla farmacia Rotondi a Città Giardino, Capocetti Carlo via Longone della Savoia, poi la palestra Tonic, il bar e poi caffè in via del Rivo 98, la parrucchiera Sister Line in via Garibaldi, e poi credo sia la pizzeria Tacito in piazza Tacito. Insomma, ho messo pizza Tacito, non so, perché l'ho scritto appena, perché non sta a tirare fuori sempre tutti i foglietti, l'ho scritto appena qua dietro, ecco, non vi sto dicendo stupidaggini, però ecco, il cuore di San Valentino 12 euro per fare davvero una bella azione, visto che ci siamo.
esortiamo anche a donare sangue, perché donare sangue è una cosa importante. So che all'ospedale di Terni se ne è un po' accorto, purtroppo non si riesce. Però vedi, qualcosa è cambiato. Io sono stato 10 giorni fa, credo, a donare sangue. Ero il numero 72, io non mi ricordo mai da quando, io sono più di 10 anni che dono sangue, e che si era arrivati a questo numero. Dunque significa che adesso la gente forse un pochino più di sensibilità l'ha trovata, è aumentata, oppure era occasionale per quel giorno, ma non credo, insomma. Mi dicono che comunque sono aumentati tantissimo donatori in questo ultimo periodo. Noi lo facciamo nuovamente, la campagna, l'invito, no? Sì, assolutamente, la campagna serve sempre, dunque significa che dovremmo ancora continuare a fare, ma soprattutto fare sulle scuole superiori, perché in questo momento con più di 18 anni si può andare a donare sangue. Poi sono tutte cose che rimangono, secondo me, che ti porti dietro tutta la vita. Certo. Grazie, vedete, parlare grazie di calcio sicuramente ci fa passare del tempo, ma poi sono queste riflessioni che fanno bene alla vita, che fanno bene anche alle persone, quindi auspico sempre un maggior coinvolgimento su questo settore. Mi raccomando, tu quando vuoi parliamo di quell'altra benissimo operazione che stai con portando piacere avanti. Grazie a Luca Giovannetti. Buonanotte a tutti. Grazie a Silvano Ricci. Un ringraziamento a tutti voi che ci avete seguito via internet e via televisione, via dallo schermo della vostra casa, e a chi ha scritto praticamente i suoi messaggi dando il contributo a questa trasmissione. Chiaramente quello che si è detto lo si è fatto per pura analisi, e quelli che sono i pensieri di Luca, di Silvano, di Ceravolo, di Ivano Mari, non per altri scopi. C'è l'allenatore che fa la squadra, e quindi a noi il compito magari di criticare, di giudicare positivamente o negativamente la prestazione di un giocatore, ma senza altri scopi di cui assolutamente non dobbiamo e non possiamo essere sicuramente fautori di questa o quella scelta che faccia l'allenatore. Grazie e buona serata a tutti.